Ben ritrovati, cari amici, buona giornata. È la giornata in cui abbiamo il tabellone definitivo dei quarti di finale di questo incredibile e sorprendente europeo. Sono andate fuori tutte le big del girone di ferro. La Francia non è che è stata eliminata, si è buttata giù da questo europeo andando fuori contro la Svizzera. La Germania ha lasciato il passo all'Inghilterra, che ha consumato una vendetta piuttosto fredda, ed è una partita di cui vi voglio parlare in particolare oggi, perché insomma si è giocata ieri pomeriggio. Il Portogallo, nonostante una gara anche gestita sul piano tecnico, ha lasciato strada al Belgio, che sarà l'avversario dell'Italia. La Spagna, questa folle, questa assurda per certi versi, Spagna ha battuto 5-3 la Croazia ai supplementari e dunque sfida la Svizzera. Ieri sera c'è stato un ulteriore colpo emotivo con il gol dell'Ucraina proprio all'ultimo assalto, che ha eliminato la Svezia. E anche lì, gran trovata, secondo me, tattica di Shevchenko, e sottolineerei anche del suo staff, perché mi sembra che l'impronta di Tassotti, la sua esperienza ci sia, perché l'Ucraina, che come avevo detto, non è che mi avesse entusiasmato tanto nella fase a gironi, la vedevo come una squadra con del potenziale futuro, ma ancora bisognosa di un po' di sostanza nell'attuale, ha cambiato sistema di gioco, si è piazzata con la difesa 3, ha messo Zinchenko a tutta fascia e insomma si sono visti dei miglioramenti. A casa la Svezia, avanti l'Ucraina che sfiderà l'Inghilterra. Rispetto all'ultima live, quando ci siamo avventurati in grandi pronostici, veramente ne siamo usciti con le ossa rotte, almeno io, perché Matteo dice di averli beccati tutti. Adesso andiamo a sentire quello che paventa di aver predetto. Però io pensavo che l'Olanda, insomma, fosse un qualcosa di superiore, e invece questa brillante Repubblica Ceca l'ha fatta fuori, giocherà contro la Danimarca. Abbiamo tanti argomenti di cui parlare e nello specifico direi proprio le partite di ieri, visto che questo è il luogo migliore per poterle commentare. Ciao Matteo, allora tu li avevi giocati tutti i pronostici? No, assolutamente no. Ah, Allora, meno tiriamo male, fuori il almeno su quello tabellone, hai ancora dai. un po' di dignità. Tiriamo fuori il tabellone. Allora, Francia-Svizzera. Io parto di qua perché me l'ha messa di qua. Sì. Francia-Svizzera non l'abbiamo presa, non è andata per niente bene. Anche se sul 3-1 pensavo fosse finita, fosse una partita chiusa. Vabbè. Beh, lo pensava soprattutto la Francia, poi è stata risvegliata. Io penso veramente che sia un risultato. Fallimento è una parola che viene un po' abusata, in riferimento al calcio, però in questa situazione, insomma, una squadra come la Francia, che chiaramente è la squadra più forte, che se ne va a casa dopo aver vinto una sola partita su quattro, dopo aver sprecato un 3-1 del genere, tra l'altro essendo stata rimessa in vita perché quel rigore della Svizzera poteva sotterrarla, la parata di Lloris, i gol, ho visto una doppietta di un giocatore, non l'hai vista, vero? Ho visto Uno le stop, lights. e ti hanno levato un paio di gol, uno stop incredibile, vabbè, un'altra grande rete di Pogba, lì veramente li ho visti sedersi. La Svizzera ha dimostrato di essere una nazionale con del valore, al di là delle qualità individuali, un gruppo, una squadra, a differenza della Francia, e veramente io penso che sia un qualcosa di fallimentare. Mi aspetto anche un'evoluzione alla guida dei Bleu, ma si è visto quanto, soprattutto in una competizione del genere, ma nel calcio in generale, l'unità di squadra, l'essere squadra prima ancora che una serie di grandi individualità faccia la differenza. E credo si sia visto anche nella vittoria dell'Inghilterra di ieri sulla Germania. Questa Inghilterra che non trova ancora del tutto la propria dimensione, perché poi io rimango colpito dal fatto che ci siano in panchina Rashford, Sancho, gente che non fa un minuto, Foden in panchina, Mount in panchina, Grealish in panchina, che per me è un giocatore che dà veramente delle scintille meravigliose. Quindi non c'è ancora una conformazione perfettamente, diciamo così, in grado di sfruttare tutto il potenziale, ma questa è veramente squadra. Non ha ancora subito gol. Ha una difesa che ha anche cambiato un po' l'andamento della partita ieri, perché era partita forte la Germania, e poi al di là di un paio di uscite di Sterling, io ho visto due anticipi di Maguire che hanno veramente spento la verve dei tedeschi, che poi non si è praticamente più rivista in tutta la partita. Per cui questa solidità, questo blocco, quest'unità va al di là di quelli che sono i valori veri e propri. Io sono. Ti ricordi che avevamo fatto un discorso dopo la finale di Champions? La palla quella di Meretz nel finale è finita alta, no? Sì.
Ma sai che io ormai do sempre più importanza al focalizzarmi sulla partita in sé, che dico sarà piena di episodi. Io penso all'Inghilterra ieri con l'occasione di Müller nel finale. È nata da un episodio, ho sbagliato un passaggio di Sterling, va in porta, palla lì entra, magari finisce in altra maniera. La Svizzera poteva andare sul 2-0. Uno magari pensa di prepararsi la partita, aspettarsi questo, quest'altro, arriva l'episodio. Come disse Sir Alex Ferguson dopo il minuto del secolo, la finale di Champions League del 99, la sentenza sua è tanto semplice quanto totale nell'indicare cosa sia il calcio. Lui disse: "This is football, bloody hell." Questo è il calcio, dannazione. È vero, questo è il calcio, questo è il calcio. È l'Ucraina che passa al 121esimo, è la partita della Francia che si rigira, è un'occasione che finisce fuori per centimetri e lì ci si gioca tutto. Aggiungo, il bello è che domani c'è sempre un'altra partita, dopodomani inizia un'altra competizione, per cui è tutto un Mancavano tornare, un le girare, tutto un cerchio. È proprio il senso della passione per il gioco. mancavano tantissimo le coppe internazionali, veramente. E invece, riprendendo il tabellone su Croazia-Spagna, io ho detto Croazia, me lo ricordo, è passata la Spagna anche lì, partita. Partita incredibile, Tu partita cosa avevi incredibile. detto su Croazia-Spagna? Io avevo detto che secondo me sarebbe passata la Spagna, se non ricordo male, Ok. perché per me questa è una squadra veramente schizofrenica per certi versi, anche con la Croazia. La Croazia, ok, non è quella del 2018, però sono i vicecampioni del mondo, sono la squadra di Modric, sono una squadra che insomma di pallone ne ha parecchio. Credo che l'assenza di Perisic abbia un po' limitato, però la Croazia c'era stata. Il fatto è che la Spagna dominava la partita e poi si è fatta un autogol come quello che abbiamo visto. La ripresa, la ribaltata e poi si è fatta recuperare sul 3-3. Lì molto bravo anche il CT croato, Dalic, oltre che la squadra a crederci fino in fondo. Però poi è andata a vincere 5-3. È una Spagna che è sicuramente futuribile, però già nell'immediato, nonostante tutte le problematiche anche un po' autoinflitte dalla personalità particolare di Luis Enrique e dalle sue gestioni, questa è una squadra che sulla partita prende le redini e il pallone lo sa trattare, Ma io ero quindi. rimasto sorpreso infatti dalla fase a gironi che avessero fatto, perché te l'ho detto a inizio europeo, mi aspetto qualcosa da questa nazionale, fase a gironi che non aveva convinto per niente, No, cioè. ma sono un po' assurdi. All'inizio non segnavano, tiravano in porta 25 gol a 25 volte a partita e non segnavano. Poi si sono messi a segnare a ondate, ne hanno dati 5 alla Slovacchia e 5 alla Croazia. Però fanno di tutto per farselo fare e È sono così. vero, è vero, è vero. Poi, Belgio-Portogallo. Non mi ricordo cosa hanno detto. Io penso Io credo Belgio. di aver indicato il Belgio. Io credo di aver indicato il Ok. Belgio. E L'Italia. resta una partita particolare. Una partita particolare. In Italia ti ricordi cosa ti avevo detto? Temo che prenderemo gol. E sarà una partita difficile. Ed è quello che è successo. Credo che sia anche una partita che però può insegnare all'Italia. Io te lo dico apertamente, adesso contro il Belgio è durissima, conta molto De Bruyne Hazard sì o De Bruyne Hazard no, anche le condizioni in cui eventualmente potranno scendere in campo, però è veramente una partita Non vedo l'ora durissima. di vedere Chiellini versus Lucaco. Sarà una grande battaglia, ma tutto, perché ci sono tanti settori di questa partita che possono essere determinanti, come attaccherà a sinistra il Belgio. Sia che ci sia Eden Hazard, sia che giochi Carrasco, più Thorgan Hazard, e da quella parte come verranno assorbiti da Di Lorenzo, Otoloi e il centrale. Dall'altra parte, come Spinazzola potrà aggredire alle spalle Meunier e connettersi con Insigne, perché comunque il Belgio, che ha un grandissimo portiere, ha tre difensori che possono essere presi in mezzo. Come Immobile cercherà e riuscirà ad infilarsi fra i centrali della squadra di Martinez. Lo scenario in mezzo al campo. I nostri tre contro i loro due. E mi interessa molto vedere come Martinez sceglierà di andare a schermare Jorginho. Se utilizzando un trequartista e se non dovesse esserci De Bruyne e dovesse esserci Mertens, cambiano delle cose anche in questo senso. Oppure se farà uscire un centrocampista centrale. Se farà uscire un centrocampista centrale, a quel punto con velocità e lucidità di distribuzione si può trovare la superiorità numerica sulla tre quarti, non dico facilmente, ma si può trovare. Quindi sarà una partita veramente complessa. Lato nostro, proprio domanda per chiudere la questione Italia, chi cambieresti? Faresti dei cambi all'11 Io iniziale? uno sì, sinceramente. Detto che per fortuna le decisioni le prende Roberto Mancini e non le prendo io, e direi che possiamo stare molto tranquilli per questo. Io uno sì, io partirei con Chiesa titolare. Io partirei con Chiesa titolare perché
Non dico che la missione di Berardi si sia esaurita, ma iniziare con Berardi era la cosa giusta. Noi avevamo tre partite nel girone in cui dovevamo imporre il nostro gioco. E Berardi è un giocatore che ti dà più soluzioni tecniche, più soluzioni anche di fraseggio, di convergenza, di palleggio. Adesso arrivano le partite in cui dobbiamo imporre il nostro cuore. E uno come Chiesa, soprattutto contro il Belgio, per il discorso che ti facevo a sinistra, Chiesa è uno che ti viene a dare una mano difensivamente, che può andare a prendere Thorgan Hazard che sale. Allo stesso tempo, temo che non avremo il pallone per più tempo rispetto al Belgio. Quindi la capacità di Chiesa di saltare l'uomo, di prenderli in contropiede, di coglierli sbilanciati, credo possa essere fondamentale. Io partirei con Chiesa Qualcuno? e non toccherei il centrocampo. Ecco, Jorginho, Berardi, Barella. qualcuno ha associato la performance di Berardi all'assenza di Locatelli. Secondo te possono essere vincolate le due cose? Quindi l'assenza di un centrocampista che gioca nel club con Berardi e la performance dell'attaccante. Ma diciamo che l'associazione più vicina per Berardi giocando in quel ruolo è più Barella, perché Locatelli fa la mezzala dall'altra parte. Anche se poi l'apertura a memoria di Locatelli per Berardi è un fattore tecnico. No, io credo che Berardi sia un pochino anche stanco, insomma, adatto. E poi, ripeto, il discorso che secondo me si può fare è quello che facevo prima. Necessità tecniche, tattiche e strategiche. Contro la Turchia, contro la Svizzera, contro il Galles, anche contro l'Austria, volendo. Ti serve il giocatore da servire sui piedi venendo all'interno, che possa fare l'1-2 col centravanti, che possa mandare la sovrapposizione o del terzino della mezzala, che possa connettersi con l'altro esterno convergente Insigne. Secondo me, contro il Belgio, invece, quella che io ho definito questa disperazione positiva di Chiesa, questo suo correre, questo suo scaricare elettricità sul campo, io penso che possa essere molto importante. Detto che, ribadisco, qua stiamo chiacchierando, poi decide il mancio e siamo in ottime mani. Allora, chiudiamo un attimo la questione appunto del tabellone, perché dall'altra parte Danimarca 4-0 secco al Galles e la Repubblica Ceca che va a vincere contro un'Olanda, insomma, poi è stato esonerato il CT De Boer. Si è dimesso. Sì, comunque, beh, non vedo alternative. Ma la cosa che mi ha sorpreso di più veramente è stato il collasso del centrocampo dell'Olanda. Ne abbiamo parlato più di una volta. Wijnaldum e De Jong sono una coppia di mezzali messe bene a sistema da De Roon, ma dominanti, e sono stati completamente asfaltati dal centrocampo dei cechi. Souček è un giocatore che merita citazione, perché ha fatto un'ottima stagione al West Ham ed è un leader anche di questa nazionale. Oles è stato quello che poi ha messo anche il proprio nome assieme a Schick. Schick è una grande presenza di questo europeo, ha fatto 4 gol, e hai visto anche il gol che ha fatto, lo dicevo nel video di commento. È un gol che parla di crescita, perché Schick lo abbiamo sempre visto come un giocatore con delle qualità tecniche notevoli, ma con un po' di mancanza di carattere, di cattiveria, direi. Lì è andato ad aggredire il primo palo, che è il movimento del centravanti. Vai a aggredire il primo palo e vai a fare gol. E questo è molto importante. Però l'Olanda è una grande Sai delusione. chi passa tra Repubblica Ceca e Danimarca? Io ti dico ancora una volta Repubblica Dice Ceca ancora la perché ci Repubblica credo. Ceca. Dai, ormai la tiro No, no, avanti. ma va bene, guarda. A me non aveva fatto una grande impressione ultimamente la Repubblica Ceca. Anche l'amichevole che ha fatto con l'Italia ne mostrava una squadra, sì, con della quadratura, forse, ma senza grossi squilli. E poi queste manifestazioni trasformano. Io dico che passa la Danimarca, però ci sta. Devo dire che veramente questo collasso dell'Olanda mi ha sorpreso, però anche tornando al discorso dei dettagli, quel minuto, Malen che brucia. Arriva davanti al portiere, lo vuole saltare e si fa fermare. Un minuto dopo, De Ligt che inciampa, prende la palla con la mano, punizione rosso. È cambiato il mondo, eh. È cambiato il mondo lì. Episodi. Allora, in chat quotano tanto la Danimarca per la finale addirittura, può essere la sorpresa. Tornando invece indietro, cioè in realtà avanti nel tabellone, ma nel discorso che facevi prima, almeno iniziamo anche con la super chat, perché è arrivato, il primo a fare la domanda è stato Nicolò, però io vorrei partire con Michelangelo Mancini per chiudere Sì. questo argomento che ti Ciao chiede Michelangelo. se l'Inghilterra ha già un piede in finale. No, il piede in finale bisogna portarcelo, insomma, le uscite dell'Olanda, della Francia lo dimostrano. No, l'Inghilterra è qualificata ai quarti di finale, certo. La strada, diciamo, che è meno accidentata rispetto a quella delle altre, e soprattutto l'Inghilterra adesso ha il cosiddetto vento in poppa, perché
perché ci si crede e perché aver eliminato i tedeschi per gli inglesi non è una cosa, cioè non è come aver eliminato un'altra squadra, hanno proprio eliminato la Germania e l'hanno schiacciata sotto il tacco, mi verrebbe da dire. In una partita che, come ti dicevo, ha dimostrato che c'è un'idea senza dubbio. Southgate ha cambiato sistema di gioco per affrontare la Germania, si è messo in modo speculare, si è messo con la difesa a tre. È stata una decisione, secondo me, dettata da due motivi fondamentalmente. Il primo era assorbire i loro esterni, Kimmich e Gosens, mettendo un raddoppio da entrambe le parti, e questa è stata una bella decisione perché la Germania non ha mai sfondato sulle corsie laterali. La seconda era un discorso di impostazione. Così facendo, schierando questo 3-4-3, che in realtà era 3-4-2-1, creava delle linee di uscita che dovevano portare al movimento convergente dei due esterni d'attacco, Saka da una parte e Sterling dall'altra. Sterling è stato ancora una volta il migliore in campo dell'Inghilterra. La cosa non è riuscita nei primi 10 minuti, perché i primi 10 minuti sono stati forti della Germania. Poi però un paio di anticipi di Maguire e la crescita nel match di Sterling, soprattutto l'accentramento delle due ali, hanno portato alla possibilità dell'Inghilterra di fare la partita. E lì sono cambiate le cose. Io dico che il potenziale è ancora da esplorare, perché io non posso pensare ad una squadra che rinunci stabilmente a Mount, a Foden, a Grealish. Grealish, anche lui ha cambiato la partita. È entrato e hai visto che quando è entrato Grealish, che è un trequartista fondamentalmente, anche se parte volentieri dall'esterno, si è verificata proprio questa situazione. Il gol dell'1-0 vede proprio una combinazione fra Kane, che a quel punto si è trovato qualcuno un po' più vicino. Kane ha segnato, si è staffato, però ha giocato un'altra partita lontana dai suoi standard. Però si è trovato qualcuno più vicino. La palla è riuscita a girare velocemente in una situazione di addensamento, e poi è arrivata la verticalizzazione, l'assist di Shaw, mi pare, il gol di Sterling. E Grealish ha fornito l'assist anche per la rete del 2-0. Per cui credo che quella sia la chiave per l'Inghilterra, riuscire a condensare in quella zona di campo i giocatori giusti. È una squadra che deve ancora completarsi, però non ha ancora subito gol. Ha fatto fuori la Germania, ha chiuso definitivamente il ciclo di Löw, e lo ha chiuso piuttosto male. Hanno grande entusiasmo, però un piede in finale no, perché devono affrontare l'Ucraina e poi eventualmente sfidare la Danimarca o la Repubblica Ceca. Sono tutte partite da vincere. E stiamo vedendo, io credo che non sia un caso assoluto il fatto che molte partite vengano ribaltate negli ultimi minuti. Comincia ad essere un po' corto il fiato, cominciano ad essere pesanti le gambe. E è stata una stagione veramente esigente, e quindi le partite non sono finite finché non sono finite. Abbiamo invece una domanda, sempre rimaniamo in terra inglese, di Nicolò Signanini, che è stato il primo di Ciao Nicolò. oggi, quindi ti ringraziamo, e scrive, ti fa una domanda su un ex allenatore, che qua Sì. pronuncia, preparati perché la mia pronuncia è sul British poi. Ciao Stefano, un'opinione su Eddie Howe, ex allenatore del Bournemouth. Come mai non riesce a trovare panchina dopo anni di buon calcio? È vero, Eddie Howe. È vero, è vero, è vero. Addirittura veniva dipinto negli anni in cui si è imposto molto giovane come il futuro del calcio inglese, il nuovo Mourinho. È vero, sono d'accordo con te. Eddie Howe ha sempre dimostrato di poter fare un calcio molto interessante, indipendentemente dal fatto che non abbia mai avuto un'occasione con una big. Perché non riesce a sfondare? Sembra essere un po' la maledizione di questa fase storica dei tecnici inglesi. Quanto tempo è che un allenatore inglese non vince qualcosa, non arriva veramente ai vertici? Tanto perché la Premier League, come vi ho detto più volte, è diventato il campionato numero uno al mondo perché è riuscita a mantenere la propria identità, ma ha spalancato le proprie porte mentali, si è aperta alle correnti internazionali. E allora sono arrivati i Guardiola, i Mourinho, gli italiani come Ancelotti, come Sarri, come Conte, i tedeschi come Klopp, come Tuchel, gli spagnoli come Benitez, che hanno portato il calcio inglese ad essere il calcio più completo e di più alto livello che ci sia al mondo. Questo ha un po' messo in un angolo i tecnici inglesi della vecchia scuola, ma anche della nuova scuola, che comunque ha ancora dei legami a livello di radici. Però
penso a Howe, ce ne sono altri, penso anche a Frank Lampard. Frank Lampard con il Chelsea ha fatto, secondo me, un buon lavoro preliminare, perché ha lanciato i giovani e ha permesso al Chelsea di inaugurare questo progetto di cambio pelle, però poi la svolta è arrivata quando in panchina si è seduto Tuchel. E quindi credo che ci sia bisogno per i tecnici inglesi di modernizzarsi ancora un pochino, detto che Southgate guida questa modernizzazione, perché il lavoro che ha fatto con la nazionale è un lavoro veramente che va in questa dimensione di crescita, di internazionalizzazione e di progresso, progresso che si avverte nel calcio inglese a tutti i livelli, Premier League, divisioni inferiori, nazionale maggiore, nazionali giovanili. No, ma è stato clamoroso il cambio di gestione al Chelsea, è stata una roba pazzesca, si è visto subito un cambiamento impattante. Ah, volevo anche ringraziare un ragazzo che è entrato a far parte della sezione premium. Il problema è che l'ha fatto prima che iniziasse la live, solo che io ho sentito comunque il suono. Ah, si chiama Davide, si chiama Davide, so che si chiama solo Davide, c'è scritto. Grazie Davide, Quindi ti grazie davvero per la ringraziamo, Davide. fiducia. Facciamo un bel applauso. Lo sapevo, domani dovremo fare il contenuto per il premium, non diciamo nient'altro. Matteo non dice niente, ve lo dico io, insomma, una chiacchierata con un allenatore, ex giocatore, poi vediamo, parliamo, nazionale, non diciamo niente, no, Vediamo, però vediamo. Matteo mi Ah scrive, no, io guarda sono che poi, scaramantico, per quello non lo dico, no, ma perché. fa delle cose terribili quando sono indisciplinato, ti promette una bottiglia e non te la fa mai avere, fa queste cose Matteo. Va bene. Vuoi ricordare prima della prossima domanda l'evento che farai al Magnolia? Bravo. Venerdì, anzi no, sabato sera, sì, bravissimo. Sabato sera c'era l'opportunità di vedere la partita dell'Inghilterra insieme, quantomeno una buona parte, soprattutto di avvicinarci insieme. Vi do i riferimenti sul canale, purtroppo non mi hanno mandato ancora la locandina dell'evento, però tramite i profili anche dell'Offside Festival e del Magnolia c'è la possibilità di prenotare il proprio posto, posti a sedere, poltrona. Insomma, un'atmosfera molto bella e sabato sera sarò lì per introdurre la partita dell'Inghilterra che si gioca alle 21, quindi proprio un'introduzione preliminare, ne parleremo anche durante l'intervallo, ci sarà l'opportunità di scambiare due parole, vi aspetto tutti sabato sera al Magnolia a Milano, è necessario prenotarsi, per cui trovate chiaramente i riferimenti. In questi giorni faccio in modo di metterveli anche sul canale e tramite il profilo Instagram del canale, per cui c'era lavoro per Matteo, ma vi do tutti i riferimenti. Questo per sabato sera e anche per la finalissima dell'11 di luglio. Io stavo guardando se la pagina del Magnoli avesse pubblicato qualcosa, non c'è ancora nulla e comunque la Bisogna posizione guardare sulla pagina di Offside Festival. è. Adesso provo a Ok. Ci vedere vado se un occhio, entro la ok. fine Sì. della live riusciamo a recuperare una locandina. Vediamo cosa si può fare. Comunque il locale per chi non fosse della zona è a Segrate, la via è proprio via Circonvallazione dell'Idroscalo, proprio dove c'è l'Idroscalo, ma è un bel centro, io sono stato un paio di volte ed è proprio piacevole Il assistere alle Magnolia serate lì. Sì. è un circolo veramente, veramente bello, grande, dove si fanno eventi molto importanti. Insomma, noi parliamo spesso anche di musica, qua nelle nostre live. Io ho visto dei concerti fantastici, DJ set veramente infiammati al Magnolia. E adesso c'è la possibilità, ma non solo con la mia presenza, tutte le sere c'è la possibilità di vedere le partite con eventi ad hoc organizzati. È veramente una bellissima iniziativa. Allora, intanto ti riporto un'altra domanda. Adesso arrivo su quella di Leonardo. Prima però voglio leggerti questa qua perché è di Viva Nonno Nanni, che ormai è sempre Grande, presente, grande. e scrive: Ciao Scusate, Stefa. non sono distratto, sto cercando di recuperare Vai, dei vai riferimenti tranquillo, vai precisi tranquillo. per la tradizione. Io intanto ti leggo. Ciao Stefano, ti volevo chiedere opinioni barra ricordi particolari su uno degli avversari che ho più rispettato da piccolo, ovvero Riccardo Cacà. Insomma, il giocatore. Allora, arrivo subito, eh. Allora, su Kakà ho fatto anche uno dei miei appuntamenti dei grandi numeri 10 su DAZN, perché ovviamente non potevo lasciarlo fuori dal novero dei grandi numeri 10. Ti dico, è stato un giocatore molto particolare, perché se noi immaginiamo il prototipo del numero 10 brasiliano,
non ci viene in mente Kakà. Ci viene in mente magari un fantasioso, un brevilineo, e invece Kakà era quasi un giocatore dalla fisicità e dallo stampo europeo. Poi però con quell'irismo, con quella qualità, con quello splendore tipico del football. Io credo che veramente sia stato un ponte fra il calcio classico e il calcio moderno. E soprattutto di Kakà mi ha sempre conquistato, oltre ovviamente alla magnificenza del suo calcio, la quasi semplicità della sua immagine, l'essere un antidivo più divo di tutti gli altri. Anche una storia particolare: lui viene da una famiglia abbiente di San Paolo, per cui anche lì non è la tipica storia del fenomeno brasiliano nato nella favela. Però io ho sempre apprezzato veramente il suo calcio in primis e il garbo, l'eleganza con cui ha sempre accompagnato questo suo essere il miglior giocatore del Milan, una stella del Real Madrid, uno dei giganti della nazionale brasiliana in un'epoca in cui, insomma, divideva il campo con altre figure molto grandi. Per cui parlare di Kakà è parlare veramente di uno dei più grossi giocatori di questo secolo, non ho dubbi al riguardo. Ho la domanda di Leonardo. Ti ricordi Ciao che avevamo Leonardo. parlato a inizio della Coppa America di un giocatore molto giovane, Ncapié? Sì, centrale. Sì. Lui chiede, ha detto qualche live fa avevo chiesto di Ncapié. Ho letto un interesse da parte di alcuni club italiani. Come potrebbe impattare nel caso? Anche parlando di Allora. esperienze di giocatori ecuadoreni, proprio per rimanere anche nel generico, io il giocatore non lo conosco visto che ha fatto una presenza per ora nella massima competizione sudamericana. E gioca in Argentina nel Taceres. Allora, è un giocatore che secondo me ha delle qualità, non solo fisiche, ma anche a livello di, insomma, modernità di presenza. Utilizzerei questa espressione. Come potrebbe impattare nel calcio italiano? Questo è molto difficile saperlo. È difficile saperlo in generale per i talenti che arrivano da Sud America, perché cambia veramente mondo, non è che si cambia paese o continente, si cambia mondo. Questo vale ancora di più per i difensori, perché il campionato italiano è il campionato del tatticismo difensivo, è il campionato dei centimetri che fanno la differenza su posizionamenti, su movimenti, anche degli attimi, reattività. È un ragazzo che secondo me, per essere protagonista, diciamo, a livelli significativi in Serie A, deve ancora crescere, deve ancora crescere. Fa parte comunque dell'ottimo lavoro che è stato fatto negli ultimi anni a livello di movimento calcistico ecuadoriano. Non saprei dirti, sinceramente la mia sensazione è che, cioè, attualmente, domani, non abbia ancora i valori per essere un titolare di una squadra di Serie A, per intenderci. Però è un giocatore che ha la possibilità di evolvere ulteriormente e di arrivare ad essere un giocatore che si fa un nome nel calcio europeo. Questo credo di sì, è ancora un po' da vedere. Ho una bellissima domanda di Dar88 che ti chiede: ciao Stefano, può Ciao. essere l'europeo di consacrazione di Sheva come allenatore e di Morata come giocatore? Grazie. Io ti Grazie a dico te. Allora, no a entrambe. no, beh, per me lo è già un po' per quanto riguarda Shevchenko, nel senso che si vede che è un allenatore. Credo che sia anche il CT ideale per l'Ucraina, perché quando dei giocatori hanno a che fare con un proprio mito enorme, sono portati ad essere chiaramente più presenti. Guarda cosa è successo anche al Real Madrid con Zidane. Ex giocatori alla prima esperienza in panchina che hanno immediatamente una presa sui giocatori, perché se ti parla Zidane, se ti parla Shevchenko, sicuramente rispetti molto quello che ti sta dicendo. Seconda cosa, te ne fa un allenatore intelligente. La ricerca immediata di uno staff che possa fare la differenza. Shevchenko è andato a allenare l'Ucraina, quindi si è seduto sul trono di casa sua, ma si è portato Tassotti, si è portato Maldera. Quindi questo dimostra grande lucidità e grande intelligenza. Deve crescere, ovviamente. Io credo che l'Ucraina oggi sia una squadra migliore e più evoluta rispetto a quella che ha iniziato l'Europeo, e anche qua si vede un lavoro. Consacrazione. Questo lo dirà il futuro, quando magari avrà esperienze su panchine importanti di squadre di club e uscirà anche un po' dalla, tra virgolette, comfort zone di essere il CT della propria nazionale.
però delle dimostrazioni le ha già date. Per quanto riguarda Morata, io continuo a non capire l'enfasi nel criticare Morata. È un giocatore che ha già dato delle dimostrazioni piuttosto chiare. Non sarà probabilmente mai quello che ti vince la classifica dei cannonieri, Alvaro Morata, però è un giocatore che un buon numero di gol li fa. È anche vero che, stando alle occasioni che riesce a crearsi, dovrebbe farne il doppio, forse. Però, stando alle occasioni che riesce a crearsi, Morata in ogni partita, oltre a segnare, perché comunque poi dei gol li fa, fa un lavoro preziosissimo per la squadra. Crea occasioni per sé e per i compagni. Per me è un buonissimo giocatore, Alvaro Morata. E purtroppo in queste settimane le contestazioni sui danni sono anche andate decisamente oltre il dovuto. Ha denunciato delle minacce addirittura ai suoi figli, queste cose che veramente non riesco a comprendere. Però finora non è stato l'europeo della sua consacrazione, anzi, c'è stato un rigore sbagliato. Ripeto, ci sono state queste polemiche. Io continuo a vedere Morata quando è in campo come un giocatore molto utile, molto utile. E in un calcio in cui non per forza tutti i gol della tua squadra li deve segnare il centravanti, una figura del genere per me è una figura positiva, è una figura importante, per cui io continuo a pensare che Alvaro Morata sia un buonissimo giocatore. Simone Belfiore, grande Ciao fan Simone. della San Benedettese, sempre lui, Ah. grande Simone. Ciao Ste, un parere su Massimo Donati, Forza Samb. Massimo Donati, non posso che darti un parere, ma non positivo, ma entusiasta, sia a livello umano, perché poi, voglio dire, sono 3 anni che lavoriamo insieme e a livello umano ho trovato immediatamente un feeling notevole perché è una persona di cuore, ma è una persona anche molto diretta. Mi trovo benissimo con lui perché pochi fronzoli, ma tantissima sostanza. Dal punto di vista calcistico, che è la cosa forse più interessante, io credo che Max abbia tutte le carte in regola per essere un allenatore molto interessante. Prima di tutto perché è un grande studioso. Io mi ricordo la prima partita che abbiamo commentato insieme, ci siamo sentiti, ed non è una cosa che faccio spesso, per tutti i giorni precedenti perché mi chiedeva approfondimenti, ci siamo scambiati delle schede, delle impressioni, ed è arrivato con una preparazione veramente notevole. Per cui ti dico, è uno che studia tantissimo. Ha delle idee che mi piacciono molto, è un metodico, è un pignolo. Ti posso fare un esempio: se aspettiamo di fare una partita e c'è un dettaglio tecnico imperfetto, lui vuole che sia risolto subito, vuole che le condizioni siano ideali. Mi sembra veramente che abbia il pedigree per poter essere un allenatore interessante. È quello che vorrebbe fare, si è messo in discussione, si è messo in gioco anche in Scozia, è stato nello staff di Angelo Alessio. Io tifo veramente con tutto me stesso per lui. Primo perché è un mio amico, ma allo stesso livello perché penso che figure del genere possano fare molto bene al nostro calcio. Per cui spero davvero che Max Donati possa avere delle opportunità importanti da allenatore, perché secondo me la pasta c'è tutta. Abbiamo una domanda di Alex, magari è Ciao arrivata ovviamente penso mentre ne parlavamo, sull'Inghilterra. Alex. Scrive: ciao Ste, inglesi, 0 gol subiti, sono i favoriti? Come vuoi chiudere la questione appunto della squadra britannica? Visto che ne abbiamo parlato a grandi linee, però è vero, l'aspetto difensivo regge per ora. Poi è vero, si parla di episodi, però No, si parla di episodi, si canta canta. parla anche di parate di Pickford, perché nella partita di ieri c'è stato quel bellissimo tiro di Havertz, che secondo me è uno dei pochi della Germania che può uscire da questo europeo avendo dato ulteriori dimostrazioni positive. C'è stato quel tiro di Havertz che, a proposito di episodi, poteva cambiare le cose, un tiro bellissimo e Pickford ha parato. No, lo dicevo prima, Alex, per me l'Inghilterra non è la favorita per il semplice fatto che non ci sono più favorite in una manifestazione del genere. Non c'è più una squadra che ha più possibilità delle altre di vincere. L'Inghilterra di sicuro ha una strada, come dicevo prima, meno complicata rispetto ad altre, però l'Inghilterra mi dà la sensazione di essere veramente squadra, con ancora un potenziale da esprimere e da scoprire, però difensivamente non è un caso non subire gol per quattro partite, giocando oltretutto con interpreti diversi e con sistemi diversi. Secondo me c'è questa bella imbottitura. Poi,
Niente ci dice che alla prossima partita contro l'Ucraina l'Inghilterra non ne possa prendere tre. Può succedere, però io vedo questa compattezza di squadra e ripeto, ci sono dei momenti, dei piccolissimi dettagli che cambiano l'andamento della partita. Ieri la Germania aveva iniziato fortissimo. Io ho visto due anticipi di Maguire sgonfiare un po' la Germania e ridare coraggio all'Inghilterra. Sono piccole cose che magari non vengono immediatamente colte guardando una partita, ma che hanno un loro peso. E quindi l'Inghilterra credo abbia preso un grande slancio con la vittoria di ieri sulla Germania. Però io di favorite non ne indico più. La mia favorita era la Francia, è capitombolata fuori contro la Svizzera e ha vinto solo una partita su quattro, per cui favorite proprio non ce ne sono. Si va partito a partito, come direbbe il Ciolo Simeone. Steo, una bella notizia, perché mentre chiudevi il discorso sull'Inghilterra, ho ricevuto un messaggio da Simone, penso si chiami, perché mi era uscito. Hai lavorato sotto traccia. Ho lavorato sotto traccia. Allora, vediamocelo, vediamo se riesco a farla passare. Stiamo Attenzione. parlando ovviamente, come vi dicevo, dell'appuntamento di sabato sera e in generale di questo bellissimo festival che culminerà nella finale. Ci sarò per la finale e ci sarò sabato sera per la partita dell'Inghilterra. Se riusciamo a far vedere qualcosa, avete anche dei riferimenti. Eccola qua, Ste. Allora, loro stanno vedendo la locandina, quindi sabato 3 luglio, ore 20, talk pre-partita con Stefano Borghi, ore 21, partita su maxi schermo, Ucraina-Inghilterra. C'è anche il link di prenotazione, lo scrivo qua in Bene, chat per chi fosse bene, interessato. Basta, abbiamo detto tutto, sì. Ingresso libero, ok, eccolo qua, di offside, un progetto di offside, eccolo qua, sì. E come io insomma ve li indico costantemente i progetti di offside, tutto quello che fanno sia a livello di manifestazioni che a livello di pubblicazioni, perché hanno fondato questa rivista Caffè Rimè, che è una rivista che vi consiglio sempre. Ed è, insomma, sono dei progetti che io sostengo, sono sempre molto impegnato in prima persona con loro, perché è divulgazione di qualità. Uso il termine divulgazione perché c'è sia del giornalismo, c'è il discorso dei film e del cinema. Insomma, la piattaforma di Offside è una piattaforma da esplorare se si ha passione per il calcio e un certo tipo di racconto legato al calcio e allo sport in generale, per cui sappiate che ogni tanto vi ricordo sempre le loro iniziative con molto gusto. Non mi ha preso il link Bitly, non so come mai, adesso magari li metto quello normale, vediamo, almeno possono anche prenotarsi. Ok, E eccolo qua. nonostante i boicottaggi di Matteo, riusciranno ad arrivare fino a Perché io voi. non ci sono, per quello devo boicottare l'evento. Hai detto che forse venivi, adesso guarda caso non vieni. Però attenzione perché Matteo poi magari sbuca all'ultimo. Dai, per la finale si può fare. Tu sai che le donne hanno un potere, lo sai meno di me. Io... Allora, proseguiamo con la domanda di Gianluca Sirito, nostro super Gianluca. affezionados. Ciao Gianluca, Ste, ho fatto una riflessione. Secondo me alla Francia è mancato un grande leader, un trascinatore che poteva dare la carica nei momenti di difficoltà. Che ne pensi? Sì, non, allora, non so se sia mancata una figura, perché ce n'erano forse fin troppe. È mancata l'unità fra queste figure. E adesso leggiamo anche di notizie, insomma, di genitori dei giocatori che hanno bisticciato in tribuna. È una fotografia. La Francia è arrivata con un potenziale senza eguali, ma un potenziale scollato. E si è visto fin da subito le conferenze stampa, le parole individuali. Nel calcio vincono le squadre, non vincono mai i giocatori. Anche tanti giocatori ammassati insieme, se non sono squadra. Ma si è visto anche nella partita con la Svizzera, io facevo questo ragionamento. Sei stato graziato. La rimonti perché è una grandissima qualità. In 10 minuti fai fuoco e fiamme. Benzema fa quel che fa, Pogba fa quel che fa. Le combinazioni che abbiamo visto sono state cose bellissime. Io dicevo: non solo una grande squadra lì non subisce due gol negli ultimi 10 minuti, tra l'altro con delle insomma, delle carenze difensive un po' sconcertanti, ma facevo questo ragionamento: la grande squadra può anche prendere il 2-3 a 5 minuti dalla fine. Ma mi immaginavo, non so, il grande Real Madrid di Zidane o di Ancelotti, insomma, questi anni. Il Madrid poteva anche vedere la partita rimessa in discussione per un po' di rilassatezza, diciamo.
ma avrebbe segnato il 4-2. Prendi il 2-3, ti svegli e torni ad assediare completamente la metà campo avversaria e lo fai. Questa è la grande squadra. La Francia non è stata squadra. Ha avuto grandissimi giocatori e il giudizio su Mbappé, francamente, a me non cambia per il calcio di rigore sbagliato. Un calcio di rigore si sbaglia. Roberto Baggio ha sbagliato l'ultimo rigore in una finale dei mondiali. E stiamo a discutere Roberto Baggio? No, non cambia per quello. Cambia, non cambia in generale. Potrebbe cambiare per altre cose, ma non cambia in generale. È la squadra che è mancata. È la squadra che è mancata. Mi sembra veramente una grande lezione, oltretutto. Tra l'altro, per chiudere con una battuta, a proposito di rigore, tu sai che io continuo a giocare, c'è un video recente, mia squadra siamo andati ai rigori, ho sbagliato solo io, solo questo, e c'è il video se Voi vuoi. vi rendete conto che l'ha detto solo perché ho appena detto che Mbappé ha sbagliato un rigore, Roberto Baggio ha sbagliato un rigore, Matteo, sì, l'ho sbagliato anch'io, l'unico l'ho sbagliato anche. È incredibile, è una cosa veramente, veramente. Filippo Vuoi postare il video del tuo rigore sbagliato? È troppo brutto, un insulto al È troppo calcio. brutto, è troppo brutto, mamma mia. Bellissima domanda di Filippo Lubatti. Senza Ciao chiedere. Filippo, anche lui è il nostro grande affezionato. Tra l'altro è uno di quelli con cui abbiamo interagito anche di persona. Torniamo a farlo, spiegalo Matteo, non è Settimana che prossima possiamo torniamo di fermi. sicuro. Dobbiamo solo organizzarci perché questa settimana facciamo solo una live. La prossima penso che ne andremo a fare due. In una sicuramente ci Sì. sarà lo spazio, Sicuramente, assolutamente. sicuramente. Questa settimana sono un po' sommerso dai vari impegni anche perché faccio un altro annuncio. Vado a registrare questa settimana le ultime due puntate della seconda stagione di Cronache dei 90, che usciranno durante l'estate. Una sicuramente su Beckham, la prossima. L'ultima non ve lo svelo. Però questa settimana ho anche queste registrazioni con Billy Costa Curta, per cui durante l'estate sappiate che usciranno anche altre due puntate, le ultime due di questa seconda stagione delle Cronache dei 90. Bene, bellissima domanda, perché? Perché lui scrive, e questo è un po', l'ho visto anche in chat, ne hanno parlato tanti, senza Chiellini, lui chiede, sarebbe meglio Bastoni di Acerbi? Come la vedi quella posizione lì? Chi giocherà, chi non giocherà, chi preferisci? Allora, dipende dalle condizioni di Chiellini. Se Chiellini sta bene, è della partita, assolutamente. Insomma, è un tema interessante. Perché io dico che per esperienza, ma anche per rendimento degli ultimi anni, Acerbi si sia conquistato assolutamente il diritto di essere la prima alternativa dietro. Però Bastoni è un giocatore che ha avuto una crescita, un'imposizione nettissima negli ultimi 2 anni. E quando hanno giocato insieme la partita contro il Galles, mi è parso che Bastoni abbia risposto presente. Io credo che in un gruppo le gerarchie vadano abbastanza rispettate. E Acerbi è un difensore che ci dà affidabilità. Dai, non possiamo dire il contrario. Per cui mi aspetto che questa gerarchia non venga in qualche modo ribaltata. Allo stesso modo, dal post europeo, io tenderei a considerare Bastoni come un titolare della nostra nazionale, perché ne ha tutti i valori per poterlo essere. Chi gioca con il Belgio? Cioè tu chi metteresti? No, te l'ho detto, se Chiellini sta bene, gioca Tu bene. faresti giocare comunque Chiellini? Sì, è il capitano. Punto di No, riferimento, io sì. non vedo l'ora, ma già io sto immaginando, perché Chiellini ho sempre visto giocare, il duello con Lukaku. Tu preparati che sarà una roba, cioè, ai limiti della legalità quel duello, veramente. Sì, no, ma sarà una fiera battaglia, sarà una fiera battaglia. Leonardo ha scritto un'altra domanda, eccola qua. Dimmi, Leonardo. Per Matteo su Instagram, andiamo a vedere. Sì, per Facciamo le Matteo. domande a Matteo. Va bene, Leonardo. Ascolto Se l'hai anch'io. presa. Ah, però no, mi sembra una cosa bella. Per Matteo su Instagram, Valentina Meregalli ti ha mandato la foto con una poesia sul calcio, ispirata al momento che stiamo vivendo. Spero vi piaccia. Andiamo a La vedere. recuperiamo di sicuro, la recuperiamo di sicuro, certo. Ah, trovata, ok. Vuoi che la faccio passare o vuoi che la leggo? Come preferisci tu? Leggiamola, dai, leggiamola. Ah, anzi, voglio che la leggi te, dai, aspetta che te la E passo. come facciamo? Io come faccio a vederla? Telefono sotto mano? Sì? Ok, te la giro sul telefono, Va aspetta. bene, volentieri. Eccola qua, te la sto inviando.
Eccola qua, inviata. Allora, vediamo. Leggila con una Sì, certo. certa enfasi. Allora, non è solo un gioco, non lo è affatto. È lavoro, inventiva, tecnica, perseveranza, passione. Sono 11 cuori che battendo all'unisono inviano ai nostri quell'input capace di sincronizzare i respiri. Siamo tutti una cosa sola. Per 90 minuti riusciamo a scordarci tutto, consapevoli che senza il nostro di respiro la magia potrebbe interrompersi. È prendere coscienza di noi, della passione che arde nella nostra anima, è tenersi nonostante tutto. Il calcio ha anche questo potere, unire un paese che molto spesso fa fatica a tenersi per mano. Molto bella, sono contento davvero, grazie. È un pensiero profondo. Direi che ognuno dentro di sé può trovare le parole per esprimere la particolarità della sua passione e l'unicità del proprio sentimento verso il calcio, ma in generale verso la passione, perché è questo che traspira. Sono davvero contento che tu abbia trovato queste parole, che sono molto belle. E mi piace proprio la chiosa finale, unire un paese che molto spesso fa fatica a tenersi per mano. Vado oltre, unire un mondo che fa sempre più fatica a tenersi per mano, ad accomunarsi in qualcosa di bello e mi piace tanto questo concetto, questo pensiero, che attraverso il calcio, attraverso un gioco, che può essere il calcio per noi, ma può essere qualsiasi tipo di gioco, si arrivi ad un'unione fra persone che sono diverse, perché siamo tutti diversi uno fra l'altro, ma diventano uguali, come tutti dovremmo considerarci uguali, proprio per l'unione che dà un gioco. È bellissimo. Grazie di questo momento. Bella, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta la parte appunto su. Ho pensato quando vai a vedere la partita con gli amici, no? Perché io penso che la Adesso nazionale. torneremo a vederla. Sia allo stadio che appunto insieme l'esperienza condivisa di essere calcio. E tra l'altro, questo mi dà anche l'occasione perché nell'ultima live abbiamo sfiorato l'argomento, insomma, della politica e il calcio. Ho visto che qualcuno forse non ha capito bene o non mi sono spiegato bene io sul discorso. Quello che intendevo dire e che mi pare sia oltremodo chiaro ed esprimo sempre è che il calcio, lo sport in generale è un veicolo enorme di messaggi che possono e devono avere una forte valenza sociale. Lo sport ha fatto rivoluzioni, gli sportivi hanno fatto rivoluzioni e questa è una cosa importantissima, è una cosa che non scemerà mai. Quello che intendevo dire io è che non mi piace quando lo sport viene usato come un mezzo per la politica o per i politici. La forza dei messaggi che abbiamo avuto negli anni, anche questa campagna Black Lives Matter, che io sostengo molto, perché è estremamente importante. È importante non perché tutti debbano inginocchiarsi, anzi, perde il suo senso. Il rischio di questa fase storica è che gesti di grande importanza diventino, tra virgolette, una moda, diventino una cosa da fare, mentre la forza degli sportivi, degli uomini che attraverso lo sport, attraverso la vetrina che hanno avuto, sono riusciti a mandare dei messaggi veramente importanti e determinanti per scardinare delle cose che non devono e non possono esistere nella nostra società e nella nostra vita, come le discriminazioni, di qualsiasi natura esse siano, sono stati tutti gesti spontanei. Non gesti organizzati, non gesti previsti, non gesti fatti per imitare qualcosa o per riportare gesti spontanei. Questo è molto importante da sottolineare. Le discriminazioni vanno combattute con i nostri gesti in ogni momento e con grande fermezza, non organizzando di far inginocchiare qualcuno o di colorare uno stadio in un certo modo. Io almeno la penso così. Deve essere un esempio costante e lo sportivo, insomma, l'individuo sotto i riflettori ha la possibilità di farlo all'improvviso, con grande potenza. La discussione di questi giorni sull'inginocchiamento dell'Italia e anche certe prese di posizione per me sono fuori dalla natura che dovrebbero avere questi gesti, ovvero un messaggio spontaneo, una sorta di ribellione dell'uomo che ha la possibilità di farsi vedere
ha delle cose che non possono esistere. In particolare, ripeto, le discriminazioni di qualsiasi natura, di qualsiasi natura, non possono esistere nella nostra società, ma nelle nostre persone, perché non hanno alcun senso di essere. Bene, E qui torniamo a parlare di arrivo, Nintendo. assolutamente. E riparto, che è l'ultima domanda appunto su, bellissima questa poesia, quindi che ti dicevo, ma il concetto proprio di vedersi la nazionale insieme, ste, pensare a quando eri chiuso in casa e adesso ti ritrovi lì a cena a vederti nazionale con gli amici. Vengono i brividi, perché davvero, davvero è questo il senso, l'esperienza condivisa, il calcio, lo sport, la passione, qualsiasi cosa come esperienza condivisa, tenersi per mano, fantastico, Ti fantastico. stanno arrivando degli applausi nella chat intanto, te lo Ma riporto. insomma, mi fa piacere. Io credo che sia davvero una cosa fondamentale per essere uomini, donne, persone vere. Nella vita, combattere le discriminazioni non hanno senso. Io ve lo dico sempre: per me l'unica differenza che esiste fra gli esseri umani è legata al loro valore e ai loro valori. Colore dei capelli, colore della pelle, orientamento sessuale, passione per il calcio piuttosto che per il basket. Di cosa stiamo parlando? Sono cose che non possono assolutamente esistere. Non possono assolutamente esistere. E dobbiamo combattere con il nostro esempio quotidiano. Se qua si cambia totalmente argomento, Mi sembra anche giusto, perché insomma quello che bisogna che andava detto l'abbiamo detto. chiedono, in questo caso Giuseppe Da Cunto, che anche lui l'ho visto bello attivo ultimamente, grande Giuseppe, ti chiede cosa ne pensi di un possibile Bellerin all'Inter, e lui dice che non lo convince per ora. Non ti convince Bellerin? No, per me è un giocatore di valori interessanti. Hai ragione credo che insomma il fatto che non ti convinca sia legato insomma, a una carriera che non è mai stata perfettamente continua. Ci sono stati anche dei problemi fisici. Bellerin non ha mai avuto la possibilità di essere costantemente un giocatore primario. Bisognerebbe vedere, insomma, anche per lui il salto in Serie A, bisogna vedere se sta bene. Però sul piano dei valori, a me sembra un laterale poi anche piuttosto portato per fare il laterale a tutta fascia. Vediamo. Adesso, secondo me, finiamo l'Europeo e poi entriamo veramente forte e anche con poco tempo, per cui fin da subito sul mercato di ribaltamenti, di cose da fare, ce ne sono veramente tante. A me Bellerin piace un sacco, ste. Lui ha fatto una serie TV che è uscita su YouTube, è uscita solo su YouTube, bellissima, sono 8 puntate, mi pare, dove lui parla del percorso di riabilitazione che ha fatto, fa vedere un lato oscuro del calcio in cui c'è tanta difficoltà, perché lui poi spagnolo, ma a Londra, fa vedere quante difficoltà un giocatore possa affrontare, soprattutto in Bello, determinati momenti. È tutto in non la inglese. conoscevo. È tutto in inglese, è fatta molto bene, l'hanno voluta pubblicare su YouTube, e poi lui è comunque un personaggio molto popolare anche per portare avanti delle campagne, dei valori, insomma, non si limita semplicemente al calcio. E la serie TV, io l'ho vista, ho visto le prime 4 puntate, mo fatta veramente molto bene, davvero. Mandaci un link a tutti, a me, ma penso che interessi a tutti. La vedrò di sicuro. Bravo, Matte, bravo, bella, bella Molto, chiamata. molto bella. Mentre recupero il link, che magari lo metto qua in chat, Matteo Dardo ti chiede, Ciao, e Matteo. torniamo in tema Belgio-Italia quando mancano 2 giorni, 7 ore, 2 minuti e 28 secondi. Lascia Matteo, il oggi ti ho timer. messo il countdown. Ah, ero tutto contento stamattina. Dai. Ciao a tutti, Ste, il pressing del Belgio ha delle lacune? Se uno tra i vari De Bruyne, Mertens marcherà Jorginho, i nostri terzini troveranno spazio? È il concetto che ho tirato fuori poco fa. Sono tutte ipotesi che poi andremo a vedere sul campo. Sono interessato anche perché il Belgio, oltre ad avere dei giocatori splendidi, ha un allenatore molto bravo, un grande stratega, uno che ha dato un gioco e che credo stia studiando molto questa partita. Oltretutto conosce Mancini perché entrambi hanno lavorato lo stesso periodo in Premier League. Non lo so, se io credo che gli spazi per i nostri laterali, soprattutto a sinistra con Spinazzola, possano spalancarsi alle spalle dei loro laterali, che sono delle ali aggiunte. Soprattutto Meunier lo abbiamo visto avere molta dimensione offensiva in questo.
E Spinazzola potrebbe andare ad attaccarlo alle spalle. Una connessione Spinazzola-Insigne con Meunier fuori posizione, io immagino possa essere una chiave per arrivare ad essere pericolosi. Immagino. Ma sono tutte cose che ci immaginiamo. Poi sai. Lo vedremo venerdì quando comincerà a rotolare il pallone. La vigilia è sempre animata da tanti pensieri, tante situazioni, tante previsioni di cose che potremo vedere, ma poi. Siamo spesso anche sorpresi dalle scelte degli allenatori. Mi viene in mente l'ultima finale di Champions League. Prima di vederla l'avrò giocata nella mia testa 7-8 volte. Poi si presenta Guardiola che cambia rispetto a tutto quello che aveva fatto nel corso della stagione e viene fuori un'altra Allora, intanto ho recuperato la serie TV, gliel'ho messa in chat partita. e sono un bel po' di puntate, ste. Tra lui ha lui, il canale proprio si chiama Hector Bellerin, 160.000 iscritti, Bravo. Bravo. sono 8 puntate, poi ci sono anche dei dietro le quinte, insomma, ha parecchi contenuti lui, dei videoblog, è un personaggio un po' particolare. Bello, Andrea bello, Cocchis. bello, bravo. Andrea. Ciao Stefano, non so te, ma nonostante la vittoria, l'Inghilterra non mi dà sicurezze di poter arrivare fino in fondo. Tu cosa ne pensi? L'Inghilterra a livello mediatico è super bombardata. Sai, una nazionale che in tutto il mondo ha uno zoccolo duro di sostenitori, di appassionati, di interessati, perché l'Inghilterra è l'Inghilterra. E ripeto, Andrea, quello che ho detto fino adesso. Per me la dimostrazione più importante che ha dato l'Inghilterra fin qui è di compattezza, è di gruppo solido, forte. Perché nonostante anche esclusioni eccellenti, non è uscita mezza polemica dal gruppo inglese, a differenza di quello che hanno fatto i francesi. Detto questo, boh, si può e si deve fare anche di più davanti. Poi, sai, un altro aspetto determinante: Kane si è sbloccato con il 2-0 di ieri. Se Kane si è sbloccato e adesso comincia a tornare ad essere l'Harry Kane che conosciamo, è uno potenzialmente a 2 gol a partita e che ti trascina tutta la squadra e che entra anche di più nel gioco. Questa scelta di puntare su una mediana molto, molto strong, molto British, Phillips e Rice, due giocatori che non hanno praticamente esperienza a livello internazionale, perché nessuno dei due ha mai giocato una partita in Champions League, ma si sono trovati in questa nazionale e forniscono un ottimo basamento. Per me potrebbe portare alla necessità di avere qualcosa di un pochino più spumeggiante, più frizzante davanti. Io un giocatore come Grealish, ma mi rendo conto che sia anche una questione personale, io un giocatore come Grealish non solo vorrei sempre vederlo in campo, ma vorrei vedere in una partita dove si scontrano chiaramente 22 giocatori 12 Grealish, perché sono sicuro che mi divertirei. E credo che sia un giocatore che possa essere determinante per questa nazionale. Però finora, cosa volete dire? Non si possono contestare le scelte di Southgate, perché la squadra gira, non prende gol e segna quelli che deve segnare. Se si mette a segnare anche Harry Kane, vediamo. Hanno un tabellone che poteva essere peggiore. Devono ancora crescere. Però è un'Inghilterra vera, è un'Inghilterra con potenzialità considerevoli. Allora, vado avanti con la domanda di Giovanni Greco. In realtà non è una domanda, sto leggendo ora. Ciao grandi, Ste Matteo, volevo farvi Ciao. sapere che ieri ho aperto un gruppo Facebook con questo canale come tema. Si chiama Stefano Borghi Bielsa Posting. Tu, Ste, non hai idea neanche ormai di cosa sia Facebook, cioè. No, non ne ho idea, però mi fa piacere Vado, se andrò. teniamo delle discussioni. Vado a monitorarlo, dai, me lo seguo Bene, io. grazie. Io Facebook ce l'ho ancora, nonostante sia la fascia d'età degli utenti si sia spostata un po', io Facebook lo Si è uso ringiovanita? ancora. No, sei invecchiata, Ah, non sei esiste. invecchiato? È perché è stato il primo. Infatti, quando ero ragazzino esisteva solo Facebook. Io non ho mai pensato neanche un secondo di farlo, perché sono abbastanza distante, però mi ricordo che è stato il primo, no? Stato il Ah, quindi primo. adesso sono i vecchi e tu non li consideri. Ah, no, ho Sì, ora capito. i giovani utilizzano Instagram e poi anche TikTok, ti dirò la verità. Sì, ho sentito qualcosa. All'estero, invece, questo mi capita sempre di parlare con un ragazzo inglese che ha lavorato con noi, conosciuto due irlandesi questo weekend. Snapchat, solo Snapchat loro, sempre solo Questo non ho Snapchat. idea di cosa sia. Noi siamo su YouTube e solo su YouTube. Ok, Andrea Cocchis.
Altra domanda di Andrea. Domanda particolare, ti chiede: tra gli allenatori di questi europei, chi era il miglior calciatore della loro rispettiva epoca? Bella, molto bella. Allora, ragioniamoci. Roberto Mancini era un calciatore favoloso, favoloso. Gareth Southgate era un buon difensore, però insomma la sua esperienza calcistica proprio a livello di europei fu segnata da quel rigore sbagliato contro la Germania proprio. E ieri ho trovato che abbia avuto delle parole estremamente eleganti quando, dopo la partita gli hanno chiesto a riguardo. Shevchenko non era male come calciatore. Non era per niente male come calciatore. Didier Deschamps, anche lui è stato un grande calciatore, un grandissimo calciatore. Aiutami anche tu. E cioè, Luis Enrique. Luis Enrique, Real Madrid e Barcellona, uno dei pochi ad aver trionfato con entrambe le maglie. Tiriamo fuori qualche. L'allenatore della Svezia mi pare non avesse mai giocato, se non sbaglio. Di sicuro non è diventato un top come quelli che abbiamo citato. No, top lei sono questi qua. Io penso che Sheva sia stato veramente forte per la sua generazione. Assolutamente, però anche il Mancio, anche il Mancio e Anche il anche Mancio. Deschamps, anche Deschamps. Deschamps ha vinto, rischio di dire una stupidaggine, ma credo di no, ha vinto sia il mondiale che l'europeo da capitano della Francia. Ha vinto la Coppa dei Campioni con l'Olympique Marsiglia, ha vinto con la Juventus. Deschamps ha un palmarès che fa spavento. Allora, E ci dimentichiamo di qualcuno? Forse sì. può essere. Allora, io ti dico solo, Deschamps ha vinto tre campionati italiani, due francesi. Uno revocato, quello col Marsiglia, quindi ne ha 23, due ufficiali, uno revocato, due Supercoppe italiane, una Coppa Italia, una Coppa d'Inghilterra, due Champions, una Supercoppa, una Coppa Intercontinentale sempre con la Juve, un Mondiale nel 98, un Europeo nel 2000, calciatore francese dell'anno nel 96 e questo da giocatore, da allenatore, quattro Coppe di Lega col Monaco e il Marsiglia, 3, 1 Il e 3. Monaco praticamente fallito l'ha portato in finale di Champions League. Supercoppa francese due volte con il Marsiglia. Col Marsiglia ha vinto il campionato sempre da Certo, allenatore e poi ha vinto anche il mondiale con la Francia da allenatore. Allenatore e di ha calcio vinto la Serie francese B con la Juventus. che non lo Ha vinto la riportano Serie qua, B con è la vero, Juventus, l'unico è anno che ha vero. allenato la Juventus ha vinto la Serie B. Ah, e l'hanno premiato veramente tantissimo. Hanno messo tre volte allenatore di calcio francese dell'anno, Best FIFA Coach nel 2018, insomma. Un Certo. Globe Social Award, World Manager of the Year. Ha vinto parecchio. Non so dirti i secondi posti. Di solito li mettono. Eccolo qua. Ah sì, anche Francia 2016 è arrivato in finale agli Certo, europei. nell'Europeo, e ripeto, la finale di Champions League con un Monaco che era praticamente fallito dopo un grande cammino. Ah, qua scrivono De Boer tra gli allenatori, Sì, qua leggevo. De Boer è stato un buonissimo, però insomma, se parliamo di Mancini, se parliamo di Deschamps, se parliamo di Shevchenko, secondo me parliamo di un altro gradino, ecco. Federico Marini, nostro top scorer. Dica Allora, Federico. il nostro top scorer scrive: Ciao belli, Ste, pensi che Schick può diventare un centravanti valido con l'europeo? Il gol all'Olanda è da attaccante vero, è lì che doveva crescere. Lo stavo dicendo proprio prima. Io non perdo le speranze nei confronti di Schick, perché veder giocare Schick nelle sue giornate migliori è una chiara dimostrazione del fatto che questo sia un ragazzo con delle qualità molto importanti. Gli manca quella fame, gli manca quella cattiveria, gli manca forse anche una stabilizzazione definitiva a livello di ruolo in campo. Schick è una prima punta, è una prima punta. Si è dibattuto in certi anni sul fatto che potesse essere una seconda punta, un attaccante esterno, Schick una prima punta. Per essere una prima punta deve avere questi gol, sono assolutamente d'accordo con te e l'ho detto. Deve avere questa capacità di dominare l'area di rigore. E se questo europeo possa essere il trampolino definitivo di Schick, lo vedremo nei prossimi tempi, sarebbe molto bello e molto interessante. Gianluca Strito, questa è una domanda tutta per te. Consigli dove Vale. andare in Spagna e che cosa assaggiare? Ah, Gianluca. Allora, Ma tu consigli dove andare? preferisci parlare di queste cose che di calcio, di dire la verità, cioè. Non mi dispiace, mettiamole in questo senso. No, tra l'altro, posso dirlo per inciso: sono reduce da una cena spagnola con amici ieri sera.
abbiamo credo fatto fuori un prosciutto intero. È stata veramente una bellissima serata con cibi esclusivamente spagnoli. E ho mangiato delle crocchette di pato di anatra eccezionali. Vado avanti. Allora, consigli dove andare in Spagna? Ovunque, ovunque. Se hai tempo e possibilità, giratela tutta. Perché la Spagna è un mondo all'interno di una nazione. C'è il nord che è una cosa, il sud che è un'altra, c'è il centro che è estremamente affascinante, Madrid, Barcellona, quindi le metropoli, ma anche i paesini, le zone rurali. Se dovessi scegliere una zona, io ti indico l'Andalusia. L'Andalusia è veramente la mia culla in Spagna. Siviglia è una delle città che preferisco al mondo. Córdoba ha un monumento come la Meschita, che è una cosa veramente particolare perché è stata una delle più grandi moschee del mondo arabo antico e una delle cattedrali più importanti del mondo cristiano. Beh, questa fusione nel bosco della Meschita di Córdoba è incredibile. Granada è una città che magari è un po' difficile da raggiungere, ma solo la visita all'Alhambra ne vale la pena. C'è il mare, le città come Malaga, tutta la costa, Valencia. Marbella. Sono posti molto. No, sto parlando dell'Andalusia. Valencia è un pochino più indietro. L'Andalusia è un posto dove ho una voglia matta di ritornare il prima possibile. Cosa assaggiare? Amico, metti solo in conto di ingrassare 5 kg con spensieratezza e assaggia di tutto. Cucina di mare, cucina di terra. I salumi sono eccezionali. Sono eccezionali. Il prosciutto iberico de Bellota è paradisiaco, ma tutte le loro versioni, formaggi. Ecco, dal punto di vista della cucina, la cucina spagnola a me piace tantissimo. Devo dirti che nelle varie cucine regionali, secondo me la cucina basca spicca. Spicca la cucina basca. E se sei un appassionato di pesce e di crostacei, le percebes galiziane. Vabbè, basta, se no non solo muoio di fame, ma veramente perdiamo la bussola e andiamo avanti a parlare solo di questo. Davide Tartaglia, Ciao, ste, Davide. anzi scusami, prima ti leggerei Francesco, è arrivata prima. Francesco Cingolani, ste, secondo te Anche Kluivert può rilanciarsi con Mourinho, visto che gli esterni giocano fra le linee con lui? Kluivert è un giocatore che non solo può, ma deve rilanciarsi, perché sta un pochino sprecando un talento che mi pare importante. Se non mi sbaglio, ha rilasciato qualche dichiarazione negli scorsi mesi, insomma, che gli sarebbe piaciuto lasciare la Roma e concentrarsi sulla sua nuova avventura. Certo, l'arrivo di Mourinho cambia un po' di cose. Ripeto, è un giocatore che deve trovare, secondo me, anche dentro di sé quella costanza, quella focalizzazione necessaria per poter esprimere un talento che c'è ed indiscutibile. Spero possa farlo nel calcio italiano a Roma, però vedremo quello che succederà attorno a lui. Michelangelo Mancini, No, qua ti. No, ne abbiamo saltata una, l'ho veramente. recuperata, Ah, ok, ma in ordine cronologico poi veniva dopo. L'importante era recuperarla perché Michelangelo. era andato indietro. Bella domanda, non ne ha ancora parlato nessuno. Non ti ho mai visto commentare il calcio con così tanta amarezza. Lui fa riferimento alla Coppa America. In realtà questo è un commento perché la vera domanda poi ti scrive, la mia domanda comunque è riferita a come vedi la D'Aversa con la Samp, Italiano alla Fiorentina e Farioli allo Spezia. Allora, ne parliamo. Hai ragione, hai ragione. A volte mi sento quasi di stare evitando questa Coppa America e mi dispiace perché, come ben sapete, conoscendomi, la Coppa America è uno dei miei tornei preferiti in assoluto, ma faccio veramente fatica ad entrare in sintonia. Adesso arriveranno i quarti di finale, le partite di eliminazione diretta, insomma, cambieranno un po' di cose. C'è quel numero 10 con la maglia bianco-azzurra che ecco, sta facendo veramente di tutto per farci passare la tristezza. Però è vero, è vero, è vero. Mi costa fatica, mi costa amarezza, hai usato il termine giusto, questa Coppa America, che non è una cosa, cioè non è la cosa che avrebbe dovuto essere. A proposito del Coppa America, io ho preparato appunto il tabellone perché siamo arrivati, eccoli qua, da casa lo stanno vedendo. 12 quarti di finale. Allora, c'è cioè, Brasile-Cile si gioca sabato notte, cioè in realtà venerdì notte, quasi sito La sabato notte ore fra venerdì 2. e sabato.
Notte tra venerdì e sabato, Perù-Paraguay si disputa la notte tra giovedì e venerdì. Il No, Paraguay scusami, una no, no, volta. no, perdonami, perdonami. Alle ore 23 di venerdì, ho sbagliato, quindi Sì. venerdì sera. E sarà la prima partita, quindi a cui si Sì. potrà assistere. Argentina-Ecuador, domenica, in realtà è tra sabato e domenica, sabato notte alle 3. E Uruguay-Colombia a mezzanotte, come è scritto domenica 4 luglio, La quindi partita più scintillante, diciamo, Uruguay e Colombia sono due potenziali vincitrici, comunque candidate a disturbare molto Brasile e Argentina che vanno subito contro. Due gironi da 5 sono passate le prime quattro. Sono rimaste fuori Bolivia e Venezuela, che sono obiettivamente le due squadre con qualcosa in meno. Il Venezuela, purtroppo, per tutte le difficoltà che hanno accompagnato questa Coppa America, e la Bolivia, perché effettivamente ha avuto anche lei le sue difficoltà, ma ha un livello, un grado inferiore rispetto alle altre. Vediamo, Uruguay-Colombia, un partidasso vero e proprio. sulle panchine, che Sulle dici? panchine, allora, D'Aversa alla Sampdoria, ha detto che non c'è ancora ufficialità, vero Matteo? Mi confermi che non c'è No, ancora no, non ho ufficialità. ancora visto, no, ufficialità no. D'Aversa alla Sampdoria. D'Aversa ha fatto bene con il Parma, ha un calcio caratterizzato, è un calcio più pratico che non arioso, può essere la soluzione giusta, visto che la Sampdoria ha fatto parecchia confusione in queste settimane. Io ho visto veramente, insomma, dell'incertezza e si parte con un po' di ritardo rispetto alle altre. Avere un allenatore come D'Aversa che ha le idee molto chiare, che appunto ha una praticità nel proprio gioco che permette magari di assimilarne un po' prima, può essere la soluzione giusta. Fiorentina italiano. Italiano è un allenatore invece, al contrario, che ha un sistema di gioco anche molto coraggioso. Italiano si merita questo tipo di considerazione per quello che ha fatto con lo Spezia e non solo, anche per quello che ha fatto prima. Parlando di confusione, secondo me Italiano arriva a Firenze con grande pressione addosso, per quello che è successo a Firenze e per il modo in cui se ne va dallo Spezia. Per cui ci sarà immediatamente da partire bene, altrimenti si rischia di ritrovarsi ancora in una specie di vortice. E lo Spezia rimane un po' con il cerino in mano, mi dispiace perché è un bel progetto quello dello Spezia, una società seria che tra l'altro si è insediata a stagione in corso e che aveva rilanciato su italiano, insomma, aveva rilanciato su italiano. Questa è una situazione un po' spiacevole, vediamo cosa ne viene fuori. Saranno tutte situazioni nelle quali sarà molto importante non perdere del tempo all'inizio. C'è un grande rischio in questo senso, ma è importante non partire male. Perché se no lì veramente il rischio è quello di arrovellarsi su se stessi. Allora, io ho visto un messaggio di un nostro ragazzo che ci segue sempre, Gianluca, ma alcuni magari non hanno Instagram, no? Però sono dei super fan perché sono sempre stati, mi chiedono come fare a partecipare. Adesso io gli ho riportato la mail, quindi gli fornisco il link via mail per Sì, settimana hanno prossima. registrato, non ho Instagram, per cui sì, assolutamente. Apriamo la possibilità per tutti di Assolutamente. partecipare, sì. Davide Tartaglia, Ciao Davide. è una domanda molto particolare questa. Secondo te Lele Adani andrà mai su una panchina o per amore e per rispetto che ha per il suo lavoro, come affermato da lui, prevarrà, come quando poteva fare il vice di Mancini? È verissima questa Attenzione, cosa. disse una cosa molto chiara Lele in quel momento lì. Disse: io ho iniziato un percorso e devo portare a termine questo percorso. Non chiuse la porta alla possibilità di andare in panchina, anche perché Lele Adani in panchina c'è stato, forse non ve lo ricordate, ma lui era il vice di Silvio Baldini e insieme hanno lavorato a Vicenza, purtroppo per poco tempo, però era il suo vice e lui fu molto chiaro in questo, per cui io attendo, aspetto, conosco molto bene Lele, so la sua serietà, il suo coinvolgimento nelle cose che sente di dover fare. Per cui il suo percorso adesso è un percorso di comunicazione, diciamo, ma non tolgo assolutamente la possibilità di vederlo in panchina, primo perché ne sarebbe assolutamente in grado e secondo perché potrebbe essere quello che lui riterrà al momento giusto il percorso corretto da fare. E se conoscete, se avete capito un po'
po' la figura del mio amico Lele, e la sua grandezza. Lui si sente un servitore del calcio, come del resto io o chi sente la passione in questo modo. E deciderà lui qual è il modo giusto per servire il calcio. Michelangelo Garofano, ciao Ste, io Ciao Michelangelo. impazzisco per Grealish. Ah. Recentemente Mourinho lo ha paragonato a Figo. Secondo me ha qualcosa di Totti. Tu cosa ne pensi in generale? Penso che i paragoni mi interessino sempre poco, perché ogni giocatore è unico, specialmente un giocatore come Grealish. Guarda, io gli vedo addirittura delle sfumature antiche da giocatore degli anni 50 quasi, per la sua postura in campo, per il suo ciuffo, per i calzettoni bassi, per la sua sfacciataggine tecnica. Sì, è il giocatore per il quale io impazzisco letteralmente, te l'ho detto. Se in una partita di calcio ci fossero 12 Grealish in campo, io sarei sdraiato con il cuore esploso. Spero che possa avere sempre più dimensione all'interno della nazionale, magari anche all'interno del club. Perché dovesse andare in un club, si parla della possibilità che lo prenda il Manchester City, dovesse andare in un top club, dovesse giocare in Champions, ci sarebbe la Grealish Invasion, secondo me, perché poi è un calcio che, cioè, magnetico, è un calcio che trascina. Neanche, non l'ho fatto apposta, te lo giuro. È la domanda dopo di Samuele Odoni che ha fatto un Grazie, super golazo, tra l'altro. È Samuele. proprio su Grealish che scrive: Ste, cosa ne pensi di Grealish? Secondo me è sottovalutato, lo reputo uno dei veri interpreti del ruolo definito come regista offensivo per via della sua visione di gioco e i tempi che detta. Ce ne sono pochi di giocatori così, effettivamente. Sì, ma faccio un rilancio su questa tua visione. Più che regista offensivo, io lo vedo come uno degli ultimi esponenti della sacra scuola dei fantasisti. Grealish è fantasia, è improvvisazione, è una giocata screanzata che arriva all'improvviso. È un super giocatore. Ed è veramente un fantasista, un maverick, come dicono in Inghilterra, anche uno elettrico, uno dal quale non sai mai cosa ti puoi aspettare. E veramente Dio salvi questo tipo di calciatore e di modo di giocare a calcio. Secondo te dove andrà alla fine? Ma il Manchester City, io ci sei il mercato, io non voglio dire della fuffa, insomma, non lo so. Si parla del fatto che il Manchester City sia molto interessato a lui. È un giocatore che secondo me merita la possibilità di giocare in Champions League e di cimentarsi con il massimo del livello. Federico Marini, alla Ciao Federico. Francia, si passa alla Francia. È mancato anche spirito operaio su Mbappé, come diceva De Gregori, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Sì, no, soprattutto non si giudica una calcio di rigore, insomma, Mbappé non è finito l'altra sera. È mancato spirito operaio, lo ripeto ancora, sì, è mancato tutto quello, il sentimento collettivo, tutto quello che fa una squadra, tutto quello che fa una squadra. È mancata la Francia ed è uscita con infamia. Secondo me hanno, cioè, sembra un paradosso, no? Ma sono stati talmente tanto forti, secondo me, Sì, ma che talmente boh. poco unito. Ma ti ricordi che ce lo disse Seba, Fre, nel dialogo della sezione premium? Forti, fortissimo, ma attenzione allo spogliatoio, e aveva perfettamente ragione, perfettamente ragione. Gianluca Siritto, secondo te che mercato dovrebbe fare la Samp? La Samp cosa deve fare? Come deve rinforzarsi la Samp? Ma ripeto, al di là del mercato che deve fare, questo sarebbe anche intelligente farlo di concerto con l'allenatore nel momento in cui, non so, non è ufficiale da Versa ancora, vero? No, no, adesso comunque vado a controllare. Ma non è ufficiale. La Samp deve muoversi, la Samp deve mettersi in moto. Non mi ha entusiasmato molto la gestione degli ultimi tempi, a partire dalla rottura, tra virgolette, con Ranieri, che stava facendo un lavoro fantastico. Questa incertezza, questo parlare di altri argomenti, di non concentrarci sulla costruzione della squadra, questo aspettare, questo anche esternare in modo un po' acceso giudizi nei confronti di allenatori che hanno scelto altre piazze. E secondo me, insomma, è un po' in ritardo la Sampdoria. Deve definirsi e poi pensare al mercato. Altre cose da fissare. Damsgaard sì o Damsgaard va venduto? Io credo che, insomma, per i club di quella fascia
sì, il punto di partenza sia valutare i sacrifici da fare, perché sono obbligatori, e poi cercare di colmare il più possibile, insomma, questa necessità con le idee, con lo scouting, con andare a trovare i giocatori giusti, gli affari giusti. Ecco, bisogna lavorare tanto e partire velocemente, altrimenti poi è ancora più difficile. Mamma mia, ho appena letto una domanda che quella di Mamma mia. Roberto Matta ti farà soffrire, sappilo. Roberto, Roberto, ma Roberto perché? fa sempre queste domande che a me piacciono tantissimo. Allora, scegli un mondo con tutta la tua musica, ma esiste solo il calcio nordcoreano, ok? O un mondo con tutto il calcio, ma come musica esiste solo il reggaeton? Mamma mia. Bella, bella Roberto, mi fai ridere. E sai che non lo so. Io ti dico, io fossi in te, non sto scherzando, sceglierei un mondo con tutta la tua musica, perché in ogni caso so che riusciresti ad appassionarti al calcio nordcoreano, per quanto è grande la passione per il calcio. Guarda, facciamo così. Lasciami il mondo con tutta la mia musica. Vediamo cosa mi dà il calcio nordcoreano. E nel frattempo fondiamo un nuovo movimento calcistico. Partiamo dalle basi, andiamo a sfidare la Corea del Nord con la nazionale del nostro canale YouTube, della nostra community. No, a parte gli scherzi. Per fortuna non mi trovo a dover scegliere. Sarei molto in difficoltà. Sarei veramente molto in difficoltà. Credo che mi sarebbe molto difficile abbandonare tutta la mia musica. Ok, e Roberto rilancia perché la domanda dopo è sempre la sua, quindi Roberto scatenato, e ti chiede birra belga, tedesca o altre? Inglese, birra inglese, British? assolutamente. Sì, le mie birre preferite sono sempre delle bitter inglesi, quindi anche a temperatura ambiente, le conoscete, le classiche bitter inglesi, senza, cioè con il carboazoto evaporato, quindi birre lisce, non gasate. Poi sono un grande amante, ad esempio, anche delle IPA, Indian Pale Ale, sia inglesi che americane. Sono gli ottimi prodotti, ma la mia birra di riferimento è la bitter inglese, senza dubbio. Ok, io ne avevo trovata una alla fiera dell'artigianato, allo stand della Sì. Lombardia, io ne ho trovata una, milanese, buonissima. Quando mi piace la birra faccio la foto perché poi almeno me la tengo. Non l'ho fatta quel giorno, me ne pento No, ancora dopo errore, ma. 2 anni. No, no, ma guarda che abbiamo dei birrifici indipendenti italiani e vabbè, noi siamo lombardi. Nella nostra zona ce ne sono veramente di molto efficaci, anzi sono iniziative da sostenere parecchio. Devo concludere dicendo che da ragazzino ero diciamo, piuttosto birraiolo. Adesso che sono un po' cresciuto, bevo più vino a pasto che non birra. Però questo è quanto, le bitter inglesi. Qualcuno scrive da consigli sulle birre, poi magari vado a recuperarmelo. Con moderazione, Che chiaramente, moderazione, ragazzi, chiaro. però insomma, questo caldo estivo, una bella birretta. Cristian D'Andrea Giovanni, nuovo abbonato, lo Grazie, ringraziamo, grazie, benvenuto. grazie E con lui si è abbonato anche Andrea Salerno. davvero. Fantastico, Quindi hanno fatto grazie. la coppiata. Mi pare ce ne fosse un altro, aspetta. Eccolo Eccolo, qua, via. viva, anche viva no, non anni, entra a far parte Oh, della squadra. viva! Viva due volte! Entra a far parte della squadra. Simone Belfiore, che ne pensi di Brereton del Cile? Scrive bella storia. Allora, Il nome? Ripetemelo. io non lo conosco, scrive Brereton. Aspetta che vado a recuperarlo. Sì, inquadramelo. Brereton. Allora, intanto ti leggo la prossima, almeno mi informo un Sì, attimo. ma ci arriviamo, ci Ah, arriviamo. Filippo, ecco, bella anche questa di Filippo, mentre ti recupero questa domanda. Ti chiedo un commento, Ste, sulla Salernitana, che per lui è una situazione inaccettabile. No, è una situazione molto dolorosa. Inaccettabile o accettabile, questo lo devono definire le regole e gli organi preposti. È una situazione molto dolorosa, perché è una situazione conosciuta. Le regole sono molto chiare, non se ne può uscire. Però qua, in mezzo c'è il discorso di
una tifoseria, una squadra dei professionisti che hanno fatto una grande impresa, hanno riportato una città in Serie A e adesso la cosa è a rischio. Non voglio parlare di colpa di questo, colpa di quell'altro, dico solo che secondo me, cioè, è incredibile che il calcio italiano si ritrovi quasi costantemente in questo tipo di situazioni. E adesso risolverla è molto difficile perché dall'altra parte c'è anche il senso di dire non si può obbligare una proprietà a cedere un'azienda di questo tipo di valore, perché parliamo, cioè, Salernitana come club è un'azienda che vale decine di milioni di euro, a cederla in un mese. E come si fa? È impossibile. È impossibile. E quindi è una situazione molto incastrata, ma adesso vediamo come verranno sviluppate le varie trattative, insomma, che tipo di decisioni verranno prese. Io sono molto addolorato per la gente di Salerno che ha vissuto una grandissima impresa sportiva, una grandissima gioia nel tornare in Serie A e adesso vive nell'incertezza più totale. Alla fine, poi chi paga a livello di sentimento sono sempre i tifosi. Ho trovato la storia a cui faceva riferimento Simone Ma io non ho Brereton. capito bene, non ho sentito bene il nome del giocatore. Allora, Brereton è un Ah, quello del attaccante, Blackburn. attaccante Sì, sa, sì. inglese che sta giocando la Sì, Coppa col Cile e dovrebbe quello aver del segnato Blackburn. ieri. Ha segnato, aveva fatto anche altre giocate. Sì. No, non so benissimo i contorni della storia perché, ripeto, a parte che è una storia molto giovane in nazionale ed è un giocatore appunto che viene dalle serie inferiori Ah, britanniche. ste, c'è un abbonato che ci scrive, bello, Nicolò Panariello, il nostro abbonato, scrive, Brereton gioca nel Blackburn, si è scoperto che fosse convocabile per il Cile grazie a un ragazzo che se n'è accorto giocando a Football Manager. Ah, ecco, vedi, questa cosa mi mancava. L'ho visto giocare, ho visto che ha fatto gol e sapevo del fatto che giocasse nel Blackburn. Non avevo ancora approfondito questo. E beh, bello, dai, se qualcuno la sa, raccontiamola questa storia. Se Proseguiamo con la. no, ovviamente mi informo e faccio un paio di telefonate dalle parti giuste e ve la racconto io. Francesco Carini, gol più visto in live e poi ti chiede due parole su Brasile 70. Gol più visto in live, cosa vuol Il dire? gol più bello che hai visto dal vivo Dal allo vivo? stadio. Ah, il gol più bello che ho visto dal vivo. Ah, bella domanda, bella domanda. Il gol più bello che ho visto allo stadio. È difficile da dire perché ne ho visti tanti e non vorrei dimenticarmi di qualcosa di grosso. La Messi nel classico, penso, Ste. Beh, a Messi ho visto fare delle cose incredibili, Qualche incredibili. rovesciata? Qualche rovesciata, un gol in rovesciata bellissimo che ho visto dal vivo. No, ma sto pensando ai giocatori che ho visto dal vivo. Cioè, io ho visto segnare Roberto Baggio dal vivo, ma anche andando un po' indietro, ho visto Savicevic, Cristiano Ronaldo, Messi, tutti i campioni di questi anni, ma anche tutti i campioni della Serie A fra la seconda metà degli anni 90 e il primo decennio dei 2000, insomma. Ho visto fare un gol quasi minore, quasi di secondo piano a Cassano il giorno del 5 maggio, il giorno del famoso 5 maggio. Io andai, l'ho raccontato anche quando abbiamo fatto il dialogo con Cassano, andai a vedere Torino-Roma perché volevo vedere giocare dal vivo Cassano e fece un gol fantastico in quella partita. Bella domanda, il gol più bello che ho visto dal vivo. Ci devo pensare un po' e te lo dico la prossima volta. Ma mi chiedeva due parole su Brasile Sul 70. Brasile 70. Brasile 70. La concretizzazione di un'utopia, mi una squadra con 5 numeri 10 che ha fatto un calcio incredibile, che ha stravinto un mondiale in cui c'era un'opposizione notevole, perché poi la nostra Italia arrivò in finale contro il Brasile, venne travolta 4-1, ma rimase in partita fin quando era umanamente possibile rimanere in partita contro quei giocatori, contro quel Pelé che
faceva il canto del cigno magnificente della propria carriera, ma era veramente una squadra fantastica, con questi 5 numeri 10 fondamentalmente, messi a sistema. Tostão, che era un favoloso falso 9, Pelé, che era il numero 10 davvero, Gerson, che era il regista della squadra arretrato, ma che poteva essere benissimo un fantasista, Rivelino con un mancino che tirava giù i muri, già il signo. E poi non solo, perché si ricorda questo pentagono meraviglioso, ma era una squadra che aveva anche degli altri sostegni. Quello che ti dico è, per me, è una delle massime espressioni estetiche della storia del calcio. Ma i brasiliani, molti brasiliani quantomeno, mi hanno sempre detto che il Brasile più grande di tutti non è stato quello, ma è stato il Brasile dell'82, che contro l'Italia ci ha perso. Il Brasile di Zico, di Falcao. Per loro quello è stato il Brasile più grande di tutti. Ed è incredibile, perché per me, dal punto di vista proprio estetico, faccio fatica a trovare qualcosa di più completo del Brasile del 70. Sarà che io sono un grandissimo amante del calcio degli anni 70 in generale. È un calcio che sento molto vicino al mio gusto. Allora, Stefano, una bellissima domanda di Daniele Ricciu Ale. che ti chiede: buongiorno ragazzi, in questa annata così imprevedibile, chi potrebbe vincere il pallone d'oro? Quest'anno non mi pare esserci un vero Sono favorito. d'accordo con te. Io ti dico, se Sterling va avanti di questo passo che è decisivo, potrebbe prendersi un posto? Sembra ci Troppo? sia, ma sì, dai, cioè, non possono essere 5-6 partite. Hai chiuso il microfono. Io lo darei a Canteste. Sì, però sì, non lo so. Vediamo come finiscono gli europei. È Non vero, lo c'ha so, non ragione. c'è assolutamente un favorito. Non c'è assolutamente un favorito. Sarà un po' una sorpresa. Te la butto lì. Se il 10 albiceleste continua a fare partite così e vince la Coppa America, come la mettiamo? Boh. Se il Brasile va avanti, ti Però dico anche qualcosa che purtroppo non dovremmo sentirci dire, ma se l'Italia esce col Belgio e il il Belgio si fa Belgio trascinare con De Bruyne, è vero. Vediamo ancora presto. A me del discorso del pallone d'oro a volte mi verrebbe a dire interessa relativamente, perché è un premio che negli anni, insomma, ha un po' messo in discussione il proprio valore. Ma al di là di questo, mi dispiace troppo che non l'abbia vinto Lewandowski l'anno scorso. Questo mi dispiace, perché l'avrebbe veramente meritato, strameritato proprio. Questo mi dispiace. Lewandowski avrebbe meritato il pallone d'oro dell'anno scorso, che, non, come ben sapete, non è stato segnato. Verissimo, verissimo. Lucio Mazzei, calciatore rivelazione della Coppa America finora. Calciatore rivelazione della Coppa America finora. Ma sai che io ti direi il Papu, anche se non è rivelazione, ma. Ci può stare a quel livello, cioè, ha fatto 2 gol, si è presentato anche Nico Gonzalez in qualche modo prima di avere dei problemi. Sì, mi piace la tua chiamata al Papu Gomez. Come un giocatore già maturo e conosciuto, possa comunque essere una rivelazione. Comunque, ecco, per tornare al discorso della Coppa America, mi rammarica il fatto che ci stiano vivendo due competizioni simili, quindi la Coppa America e l'Europeo, ma con due pesi di No, completamente tifosi. diversi, ma guarda che ti dico che davvero sono in difficoltà, perché le partite le guardo, ma le guardo distrattamente, non so come dire, con meno sentimento. Sarà anche la formula, cioè, ma le ho dato grande peso fin qui alla Coppa America. Insomma, mi sento dire che detto da me è una cosa un po'. Però è così, però è così, così. È vero, è vero, è vero. Adesso cerchiamo di alzare il tiro, con la fase finale. Perché poi Siamo. ci mata, come dicono loro, è un altro mondo. Allora siamo alle Final Eight, insomma, ci si diverte. Luca Curciu, parere su Freuler, tanta qualità, sottovalutatissimo, lui scrive. Sì, è un giocatore importante, Freud. Un giocatore Tu ce importante. lo vedresti una grande squadra, insomma, in una squadra. Te la butto lì, tipo nel Milan o all'Inter. Gioca già in una grande squadra. Gioca
Gioca in una squadra che insomma di risultati ne ha fatti. Sì, io lo vedo un giocatore per un po' per chiunque, perché come si diceva, è un giocatore di qualità ed è un giocatore di intensità. Giocatore perfetto per giocare a due in mezzo al campo ed è merce abbastanza rara e preziosa. Per me, Deron e Freuler sono un esempio della mediana giusta per giocare a due. È un giocatore che ha avuto anche l'intelligenza di modificare il proprio gioco, perché lui di impostazione era un giocatore più offensivo, era un trequartista, è diventato un centrocampista centrale modernissimo, perché il centrocampista centrale nel calcio di oggi deve saper fare più o meno tutto e deve riuscire a portare tante cose differenti all'interno della partita. Freuler è uno di questi. Ecco, uno a cui mi viene in mente pensando a Floyer, penso subito a Deron. Non so come mai, li vedo sempre in parallelo. Vedono. La mediana perfetta per giocare a due, eh? Perfetta. Abbiamo ancora due domande, Ste. Allora, questa qua di Aureliano Cabrini che Sì, torni lì. scrive: per un allenatore di calcio, ecco, appena detto ne mancano due. va bene così. Per un allenatore di calcio professionistico, sono più importanti idee e metodologia o comunicazione e credibilità? Tutte e quattro. Senza idee non inizi neanche. Sono proprio il punto di partenza. La metodologia è come applichi, come concretizzi le tue idee, e anche questa è importantissima. E nell'ambito metodologia io inserisco anche l'importanza sempre più crescente e sempre più effettiva dello staff, il discorso che vi facevo prima con Shevchenko. Ormai un allenatore è l'espressione, diciamo, il frontman di uno staff, e rientra nel concetto di metodologia. Quanta differenza fa un grande preparatore fisico? Quanta differenza fa un coach, un assistente che sappia incanalare i giusti momenti di un allenatore? Quanta differenza possono fare i match analyst e tutto il comparto di analisi? Sia del lavoro fatto dalla squadra sia dei rivali. La comunicazione determinante tanto quanto, perché se poi non riesci a convincere i giocatori che le tue idee e i tuoi metodi sono quelli giusti per arrivare a vincere e per migliorarli, allora non riesci neanche a mettere in moto la macchina. E la quarta cosa che diceva era Credibilità. credibilità insomma, è la sintesi di tutto questo. Penso che tu abbia citato veramente le quattro grandi aree dell'allenatore moderno. Ma manca solo, che però è una cosa un po' che viene da sé, l'esperienza forse come elemento. Certamente, certamente, ma questo è poi un fattore che lega, ma lo sviluppo del lavoro si basa specialmente su queste tre: idee, metodologia e comunicazione. Comunicazione nei confronti cioè dell'interno del tuo ambiente e anche dell'esterno, perché oggi c'è un allenatore che deve anche mettere in conto che deve parlare tutti i giorni, che sarà spesso sotto un fuoco incrociato, per cui comunicazione sia nei confronti della squadra che nei confronti dell'esterno, della stampa, dei tifosi e di tutto quanto. C'è un po' di casino nella chat perché, vabbè, no, perché è comparso un ragazzo, ha iniziato a scrivere un po' stupidate, ma abbiamo interrotto. Infatti, la chat è invisibile. Ragazzi, che cosa vi devo dire? Ma il non considerare è direi la cosa migliore da fare, tanto noi ci divertiamo in un altro modo. Assolutamente, assolutamente. Vincenzo Frustace, bella questa domanda, anche questa, è vero. Era uscita la notizia, se non sbaglio, ieri. Vasquez è praticamente del Parma, lui scrive. Fabrizio Romano aveva riportato questa cosa qua. Ribéry Sì. sta sentendo il Monza, che Serie B sarà l'anno prossimo. Cosa manca alla B per diventare come la Championship? E lui scrive: Forza Manca Cro. forza? KRO, Forza Cro. Guarda, alla Serie B per diventare come la Champions ci mancano anni e anni e anni, anni di investimenti, di lavoro. Sono due galassie diverse. Però sul discorso del Mudo Vasquez a Parma, ti confesso che anch'io ieri ho sentito la notizia e ne sono rimasto abbastanza sorpreso, perché il Mudo Vasquez per me è un giocatore ancora con qualità e valori
non solo da prima divisione, ma anche da parte alta della prima divisione. Questo testimonia quello che vi sto dicendo da un po', che il progetto di rilancio a Parma è un progetto molto particolare. Per come hanno deciso di svilupparlo, per l'innovazione portata anche in tante aree, nella composizione del club, per la scelta dell'allenatore, per i giovani che sono stati portati a Parma, che hanno sofferto il primo anno, ma che possono garantire il migliore possibile dei rilanci. Arrivare a una figura come quella del Mudo vuol dire avere grande credibilità oltretutto. Perché mi immagino che il Mudo Vasquez, insomma, avrebbe fatto molta fatica a trovare un contratto in Serie A italiana o in una prima divisione di altri campionati europei. Per cui mi stupisce e mi affascina questo progetto della famiglia Kraus a Parma. Vediamo davvero. Spero che sia una Serie B che cresca ancora nei propri valori, che sia sempre più competitiva e in generale che la base del calcio italiano rinasca. Perché poi è la linfa che arriva dalla base a far innalzare il livello dei movimenti principali. L'Inghilterra ne è un esempio chiarissimo e noi là sotto dobbiamo migliorare tanto. Ah, Vincenzo poi ha specificato, crosta per Crotone, ha specificato, quindi Ah, forza Crotone, va bene. bene, lo puoi dire l'altro. Lucio Mazzei, cosa ne pensi di Mimmo Morfeo? Nelle giovanili azzurre lo consideravano anche più talentuoso di Totti. Nicola Ventola invece a chi assomiglierebbe oggi? Come giocatore, allora, di Mimmo Morfeo penso che sia stato un talento veramente tanto grande quanto particolare. Quanto particolare, una persona sicuramente particolare, un calciatore favoloso. Favoloso, sì. Come talento penso che ci siano stati pochi uguali. A chi assomiglierebbe oggi Nicola Ventola? Voi sapete che, insomma, paragoni soprattutto tra calciatori di epoche diverse non mi appartengono. Ventola comunque era un attaccante potente, un attaccante anche con del valore tecnico. Mi ricordo di veder giocare Ventola quando esplose nel Bari, ma poi anche nelle esperienze che ha avuto nelle altre squadre, all'Inter, all'Atalanta, a Torino, insomma, ha vestito diverse maglie. Era vedere un centravanti di sacrificio, un centravanti generoso, ma un centravanti con lo squillo, con la giocata, con il tiro anche scenografico, spettacolare. Ricordo certe sue evoluzioni in acrobazia. A chi assomiglierebbe oggi Matteo Nicventola? Questo tipo di Non lo so, attaccante. No, l'ho visto paragone è un'altra poco cosa. io. L'hai visto? No, io l'ho visto tante volte. Non te lo faccio perché poi magari mi viene in mente una sensazione e rischio di sbagliare. Io paragoni da me li avrete sempre molto, molto poco. Allora, Preferisco qualcuno descrivere il giocatore. scrive. Qualcuno Preferisco scrive. descrivere il giocatore piuttosto che paragonarlo a qualcun altro, perché tanto c'è una fotocopia e non ci sarà mai. No, ma è vero, io su questo sono super d'accordo. Qualcuno scrive. Cutrone, Immobile, qualcuno il Belotti. Allora, avevo pensato anche io poi Immobile. Ho pensato anche io poi Immobile. Poi però c'è ragione, ci sono giocatori diversi. Ma sono giocatori, ma non esisteranno mai due Ma giocatori uguali in è molto uscita. meglio carpire le particolarità e le caratteristiche del giocatore, piuttosto che cercare un paragone. Poi ogni tanto è vero che magari una movenza, una giocata ti ricorda qualcosa che hai già visto, ma non paragonare i calciatori è una stupidaggine. Armando Ghinai, penso si pronunci così. Poi Ciao Armando, fammi Armando. sapere come si pronuncia. Buondì ragazzi, tra l'altro super golazo di Armando, Buon dì a te. grazie. Amo Ciao caro. guardare la Spagna da quando seguo il calcio, Bravo. sicuramente è in una fase di transizione. Cosa deve fare per migliorare la fase difensiva? Basterebbe un nuovo leader di riferimento? Beh, sai, però non è facile trovarlo. Se tu ti sei poggiato per anni e anni e anni su due che insomma non nascono proprio tutti i giorni, come Piqué e Sergio Ramos, poi è difficile trovare immediatamente un cambio generazionale. Mi sembra che siano le figure per poterselo aspettare. Per me Pau Torres è un ragazzo che, concludendo la propria esperienza, cominciando anche a cimentarsi in Champions League, magari anche provando qualche esperienza all'estero, può diventare un grosso difensore. Eric Garcia anche. L'aver naturalizzato Laporte è un'idea brillante, perché anche
i valori di Laporte sono indiscutibili. Bisognerà valutarlo un po' più nel tempo perché è stato naturalizzato proprio appena prima dell'Europeo. Mi sembra che ci siano delle figure per poter pensare alla nascita con il tempo, ma anche in tempi brevi, di una nuova generazione di punti di riferimento per la difesa della Spagna. Ne sono abbastanza convinto. Ripeto, dall'oggi al domani, passare da Piqué, Sergio Ramos a doversi reinventare una coppia del genere, insomma, molto difficile, eh. Sai che te la butto lì così, girava questa idea, questa voce, per dei dettagli di un Teo Hernandez, magari starebbe pensando. Sì, è una cosa che sobbolle, diciamo, da un po' di tempo. Da un po' di tempo. Come terzini sinistri, la Spagna non è messa male. Jordi Alba, ok, ha la sua età, ma non è un'età molto avanzata. Gaia, per me, ha i crismi del leader, oltre che del terzino sinistro importante. Bisogna capire se rimarrà a Valencia o se stapperà un po' la sua carriera. C'è Bernat, che non è stato portato, che è un altro giocatore adesso. Fortissimo, secondo Quindi Fernandes rischia di naturalizzarsi e trovarsi di fronte ancora dei terzini che gli sbarra la strada. Su Fernandes, guarda che è veramente una situazione particolare perché ne abbiamo parlato tante volte, però non è, a mio modo di vedere, così uno scandalo il fatto che non sia stato chiamato per un motivo molto semplice. Lucas Hernandez, suo fratello, Digne, che è un giocatore che ha più esperienza in un certo tipo di partite rispetto a lui, e Mendy, il terzino del Real Madrid, che non è stato convocato perché si è fatto male appena prima della fine della stagione. Sono figure grandi. Sono figure grandi. Teo Hernandez sarebbe il terzino sinistro titolare nell'80% delle nazionali del mondo. Ma nell'80%. Cioè, rischi veramente di trovarti in una situazione in cui di fronte a dei pesi massimi, insomma, sono difficili. Quest'anno Teo Hernandez giocherà la Champions League. Giocherà la Champions League da protagonista e credo che sia un grande banco di prova per lui. Comunque si pronuncia Ginai, mi specifica il Va nostro bene. abbonato. Va bene, Armando Armando. Milani, un grande abbraccio. Lucio Mazzè, una piccola domanda su Dimmi, dimmi. Zazza e ti chiede cosa è andato storto nella sua carriera, secondo te? Insomma, si può anche pensare che il valore sia quello, perché allora, Zaza, indubbiamente, quando è uscito al Sassuolo, ha fatto vedere delle cose. È stato un giocatore anche di riferimento per la nazionale, al di là di quell'episodio del calcio di rigore. In Spagna, quando è arrivato, ha avuto una prima stagione sfolgorante con il Valencia, ha segnato tanto, ha avuto dei periodi brillanti. Però poi la continuità di Zaza a un certo tipo di livello non si è mai vista. Io credo che sia un giocatore con delle qualità, con un sinistro significativo, anche con una psicologia particolare. Però in certi momenti forse alla Juventus ha quasi regalato uno scudetto Zaza con quel gol contro Napoli. Per cui delle dimostrazioni ci sono state. Però nel momento in cui ha avuto la possibilità di essere giocatore di riferimento per certe squadre, non è riuscito a diventarlo fino a quel punto. Per cui probabilmente è anche una questione di livelli. Mi piacerebbe vedere uno Zaza sereno nell'ambiente che lui si è scelto e che fa per lui. Giocare a titolare 40 partite di stagione. E allora lì lo pesiamo veramente, perché non è praticamente mai successo. È vero, secondo me deve trovare un habitat e la Sì. costanza nel giocare. Sì. Perché poi la costanza di giocare, magari poi arriva la costanza nel rendimento. Sì, Domenico. però ha anche una dimostrazione di quello che è il reale valore, cioè di qual è lo scaglione entro cui inserire i giocatori. Domenico, ogni volta che rivedo le immagini della Serie A tra l'87 e il 94 mi emoziono. Lo dici? In quegli anni abbiamo raggiunto l'apice o è solo nostalgia? No, non è nostalgia, ma è assolutamente che si giocava un calcio fantastico. Ed era il calcio di quando ero bambino. Anche a me crea molta emozione. In quegli anni eravamo veramente l'NBA del calcio. Lo siamo stati ancora per molto tempo. Lo siamo stati ancora per molto tempo, perché penso anche agli anni 90, penso anche insomma, fino a metà del primo decennio del nuovo millennio. Perché comunque nel 2003 abbiamo avuto tre italiane su quattro in semifinale di Champions League. Poi ci siamo fatti scappare il treno per l'immane quantità di errori che abbiamo fatto.
Ma non è una questione di nostalgia, è una questione di gusto. Tutti noi speriamo di tornare ad essere quello. Adesso dobbiamo aspettare un po', secondo me. Armando ti fa un'altra domanda Sì, Armando, e volentieri. scrive: sfrutto una delle poche volte che riesco a seguirvi in live. Stefano, so che non è il tuo campo, ma è un nostro amore comune. Leo Messi rinnova? Sì, io penso proprio di sì. Anzi. Aspetta che scade il contratto. Ciao. No, no, no. La situazione di Leo Messi è stato, guarda, io la vedo così. È stato un grido di disperazione. È stato un grido di disperazione perché non ce la faceva più ad avere a che fare con quella che era la vecchia dirigenza. E di situazioni, insomma, ce ne sono state fin troppe. Io allora, quando sembrava scontato il suo addio al Barça, continuavo a dire, insomma, ci sono le prove, finché non lo vedo non ci credo, ma era forse anche una reazione quasi di contrasto a una cosa che non volevo vedere. Effettivamente credo che verremo soddisfatti nel goderci ancora Messi a Barcellona. Io credo che per lui rimanga il grande amore, rimanga la cosa che vuole anche lui e penso che ci siano le condizioni. Altra bellissima domanda, Giulio Carta. Dimmi, Giulio. Beh, io da quando ti ho detto mancano due domande, Ah, vedi? non dire. Le tue Va previsioni bene, ma con folgoranti. piacere, ma con gran piacere. Giulio Carta, ciao Ste, qualche live fa, ti ho chiesto se il problema principale della Germania potesse essere la mancanza di una vera prima punta. Che ne pensi ora? Sì. Ma non solo la mancanza di una vera prima punta, ma tanti problemi ha avuto la Germania. Io non ho capito. Francamente, anche se lo esprimo con grande rispetto, perché anche nella scelta di un attacco senza il centravanti non si sia andati su Havertz come figura di riferimento centrale, diciamo, ma si è scelto Gnabry, poi si sia cambiato ulteriormente, Werner, ieri Gnabry è entrato, Müller, non lo so, sono stati fatti tanti errori, è stata fatta un po' di confusione. Adesso inizia un nuovo corso. Adesso inizia un nuovo corso con Flick, vedremo dove andrà. Secondo me c'è da voltare veramente pagina. C'è da voltare veramente pagina perché poi la Germania materiale, la Germania ha appena vinto l'Europeo Under 21 con dei giocatori molto interessanti. Ma sì, la carenza di un centravanti vero è stata lampante, ma anche il modo in cui sono stati poi gestiti i giocatori che sono stati portati. Altra bella domanda di Giovanni Barzon che scrive: ciao, purtroppo non ho seguito tutta la live. Dimmi, Giovanni. La potete recuperare ovviamente. Sì, certo. Secondo te chi vincerà l'Europeo adesso che non c'è la Francia? Qua ritiro Guarda, fuori il Giovanni, tabellone. ho detto che una favorita non può più esserci. Non può più esserci. Belgio-Italia è un quarto di finale che manderà fuori una squadra molto involata. Molto involata. L'Inghilterra, dall'altra parte, trova anche la possibilità di avere una strada migliore. Vedremo anche dove si giocherà la finale, perché un'Inghilterra in finale a Wembley avrebbe un sostegno ovviamente significativo e io credo che si giocheranno lì, le Final Four. Occhio a questa Spagna che arriva con delle follie sottotraccia, ma non lo so, non ne ho idea di chi vincerà l'Europeo. Ce la godremo questa strada finale, anche perché insomma abbiamo avuto attraverso questa manifestazione l'ennesima dimostrazione che fare previsioni nel calcio può essere anche divertente, ma è fondamentalmente tempo perso. Io te la butto lì. Attenzione. Oh, vai, Matteo. Spagna. Se Vincerà Spagna. dovessi scegliere, Spagna, dai, vediamo. Sappiate che il 12 di luglio, quando avrà vinto magari un'altra squadra, Matteo dirà: ah, io l'avevo detto, però non trovo il pezzo in cui avevo detto che la Danimarca sarebbe stata campione d'Europa. Allora, dopo questa meravigliosa parentesi, io ne approfitto per leggere un messaggio del nostro abbonato Pietro Falcione, okay, che ha scritto: ciao Stefano, io ti stimo Ciao. tantissimo, ma Crack. mi sa che qua delle scuse al buon Matteo sulla Repubblica Ceca sono d'obbligo, ha scritto. Allora, facciamo così. Io le scuse a Matteo le presento senza problemi, però facciamo così. Siccome ho l'impressione che smanettando su internet Matteo crei profili, crei cose, caro, come si chiama? Pietro Falcione, mi hai detto.
palesati all'interno di questa live. Fammi vedere che esisti davvero. Matteo pare che avesse detto che la Repubblica Ceca avrebbe buttato fuori l'Olanda. Io non me lo ricordo. Il pezzo della testimonianza, diciamo, audio-video, pare che non salti fuori. Vedremo, vedremo. Ma io avevo paragonato la partita a Napoli-Verona, ti ricordi che ti avevo fatto quel paragone? Che sembra una cosa un po' scontata, però No, è no, lì che no. può esserci la Io non sorpresa. me lo ricordo, ma mi fido, ma mi fido assolutamente. Però Federico. queste prove poi non saltano mai fuori, però mi fido. Dai, la recupero, dai, la recupero. Federico Sì. Tulli ti scrive: Stefano, sposami. Ho vinto No, scatti, eh. ho già fatto, guarda. Sono sposato e non posso farlo un'altra volta. E scrive quattro allenatori, ti chiede quattro allenatori che si conoscono poco, ma secondo te, che secondo te potrebbero fare molto bene. Beh, insomma, è un concetto molto ampio. Bisogna vedere a che livello. Allora, io credo che Marcelo Gallardo, l'allenatore del River Plate, sia un allenatore anche da grande calcio europeo. Mi piacerebbe moltissimo vederlo. Poi, allora, sono curiosissimo di vedere cosa farà Rose al Borussia Dortmund. Perché il calcio di Rose è un calcio che mi piace tanto. È un calcio d'avanguardia col materiale del Borussia Dortmund. Sono veramente molto incuriosito. Tiriamone fuori uno. Beh, ovviamente non si conosce poco, ma l'evoluzione della carriera di De Zerbi è un'altra cosa che attendo con grande trepidazione. Vediamo un po' Gerard nello. Moreno, Robert Moreno. Robert Moreno al Granada, altra bellissima sfida. Bravo, bravo Matteo. Robert Moreno al Granada, altra bellissima sfida di questa stagione. Diamone un altro e diciamo che sono curioso di vedere anche come evolverà il discorso in Francia con l'Olympique Marseille. Perché si stanno muovendo un po' di giocatori interessanti. Però tu mi hai chiesto di un allenatore che si conosce poco, un allenatore che si conosce poco che potrebbe far parlare di sé è quello che ha lasciato la panchina del Granada a Robert Moreno e che è Diego Martinez, che sia con le giovanili del Siviglia che poi con il Granada ha fatto dei percorsi straspettacolari. Allora, Federico poi rilancia con un'altra domanda e ti chiede se pensi che il Milan possa soffrire con il ritorno del pubblico, dato che è una squadra giovane. Il ritorno del pubblico cambierà di nuovo il calcio. Cambierà di nuovo le dinamiche per il Milan, ma per chiunque. Per cui sarà un fattore sicuramente differente. Il Milan, più che patire il ritorno del pubblico, che ripeto, inciderà per chiunque, nel bene e nel male, deve definire la propria colonna vertebrale. Cioè, insomma, gli scossoni degli addii di Donnarumma e Calhanoglu sono scossoni significativi. C'è una squadra da formare, da completare. Secondo me si stanno muovendo delle cose interessanti sotto la superficie. Lo vedremo. Potrebbe essere, non escludo, subodorando l'aria, che ci possa essere anche un cambio di gioco. Magari un 4-3-3 più che un 4-2-3-1 di partenza. Vedremo quello che succederà. Giovanni Barzon, bella domanda, bella bella domanda. Dimmi, Ciao, Giovanni. preferisci Vasco o Ligabue? E poi Ligabue. ti chiede, anche io Ligabue avrei votato, ti consiglio di ascoltare i Sum 41, che l'ultima live hai detto che non li ascolti molto. Ok, tornando al calcio, ti chiede chi vincerà il prossimo Pallone d'Oro, quindi è un tema molto discusso. Non abbiamo appena parlato. Fai cinque nomi No, papabili. ma è uno scenario quanto mai intricato e imprevedibile. Allora, 5 nomi papà. De Bruyne per me è un nome da pallone d'oro. Kanté, se vuoi, ha vinto la Champions League. Oh, ma se l'Italia vince l'Europeo, Jorginho? No, Ragazzi, Jorginho no, non... Kanté sì e Jorginho no. Cioè, Ma Kanté è perché? troppo più forte, Ma Ste, è troppo sì, ho capito, forte. però cioè, se uno in una stagione vince la Champions League, l'Europeo, oltretutto con due squadre che non partivano come favorite,
Lukaku perché non può vincere il pallone d'oro? È stato dominante per l'Inter e se dovesse vincere l'Europa. Però siamo troppo legati a... Sei troppo legato alla vittoria I risultati, quello di che una verrà fuori, competizione. a quello che verrà fuori. Sì. Forse si è un po' autoeliminato Mbappé per come è andata l'Europeo, per come è andata la stagione col Paris Saint-Germain. No, secondo me oggi veramente si possono sparare dei nomi a caso, ma non c'è una strada segnata. No, anche io, buono, veramente, abbiamo oltre a questi due nomi. Magari te la butto lì, Lewandowski, tirato in mezzo così, non l'ha vinto l'anno scorso, se lo Comunque meritava. nelle partite che ha fatto all'Europeo è stato il migliore in assoluto della Polonia e i suoi gol li ha fatto anche dei gol bellissimi. Perché no? Scrivono Suarez se dovesse vincere la Coppa America. Ah, bravi, bravi, bravi. Atletico Madrid ha dato una dimostrazione gigantesca al pistolero. Dovesse vincere la Coppa America, come la mettiamo? Però effettivamente scrivono Lewandowski ha fatto 41 gol in Bundesliga, Sì, ragazzi. io dovessi andare a Lewandowski il pallone d'oro, sarei tutto tranne che contrariato. Proseguiamo con Luisito Muriel, si chiama così, davvero? Luisito Muriel, benissimo. E ti scrive, Ste, mi ha lasciato la ragazza. Prima di andare da Benissimo. lei ascoltavo le tue live. Ora hai il fardello e l'onore di distrarmi, grazie di cuore. Guarda, mi dispiace molto, Luisito. Sono purtroppo cose che nella vita succedono. Immagino tu sia un ragazzo giovane insomma, innanzitutto adesso non sto qua a darti consigli di vita, perché mi sembrerebbe troppo. Sono momenti che forgiano, che fanno crescere. L'importante E ti fanno divertire d'estate. Ma guarda, sì, ma anche questo c'è un'estate davanti. Però no, bisogna molto rispettare, assolutamente. Sono cose, le cose più profonde della vita, i sentimenti. Prendi un po' di distrazione con noi, parliamo di calcio, parliamo di musica, parliamo di cose divertenti e facciamo in modo di farsi passare la tristezza, detto che poi magari sono situazioni che si ricompongono. E se non si ricompongono, possono arrivare situazioni decisamente migliori. Non era la donna della tua vita. Dai, parliamo di calcio che ci distraiamo. Sembri versione Maria De Filippi devi fare qua. No, infatti, non mi appartiene molto. Però no, però voglio comunicare la vicinanza perché, insomma, Ah, ci siamo passati fa piacere tutti, che no? sia qua, però mi fa molto piacere che sia Esatto, qua. ci siamo passati tutti. E per tutti quanti, non so, Matteo, tu non sei mai stato mollazzo adesso perché tu sei, figurati se tu, Una ragazza, ho avuto e ho, basta. bellissima anche questa storia. Comunque, il senso è che per questi momenti complicati della vita, l'ancora di salvezza sono gli amici. E tu in questa community hai degli amici che ti tirano sul morale. Gianluca Carta, a proposito di altri temi, ascolti Robbie Williams? Io preferisco, lo preferisci da solista o in gruppo? Poi Da solista. ti aveva consigliato di provare a sentire i Shinedown, hai avuto tempo per farlo? No, non ho avuto tempo, ma sono tutte cose che ho segnate, e adesso in estate di tempo ce ne sarà. Di Robbie Williams No, che mi dici? lo rispetto molto, lo rispetto molto. Allora, la sua carriera, quando era una delle star dei Take That, non era propriamente un mio gruppo di riferimento, anche perché erano anni in cui veramente tutte le ragazzine impazzivano per i Take That e io ascoltavo altra musica. Mentre poi ho apprezzato la sua figura, ha fatto dei bellissimi pezzi, è un artista indubbiamente di valore e ogni tanto mi capita in qualche playlist che mi venga fuori Robbie Williams mi è simpatico oltre ad aver fatto dei pezzi che mi piacciono. Let Me Entertain You è un pezzo che mi gasa. Per cui te lo dico solista e con molto rispetto. Poi grande appassionato di calcio, tifoso del Porfeglia. Allora, ti recupero due domande abbiamo ancora. Ok, Giovanni Barzon chiede se farai mai un video sul Padova di Nereo Rocco. Si può fare, si può fare. Ma noi Potremmo prima sfruttare. delle vacanze cosa facciamo magari? 2 settimane prima ti metto lì un box dove loro possono scrivere tutti i temi più interessanti di cui vorrebbero un video e poi decidi tu come fare. Vi dico che durante le vacanze saranno vacanze, però raccogliamo qualsiasi tipo di suggerimento con molto piacere, anche perché
Il Padova di Nero Rocco, ma in generale il Padova come club è un club che ha dato al calcio italiano, ha dato molto. Calciatori, momenti, tante cose. E poi, come vi dico sempre, io ho mezza famiglia a Padova, per cui è un ambiente che conosco bene. Allora, ho la domanda di Fra, eccola qua, l'ultima, Francesco Fungo, che bella, eccola qua. Ciao Stefano, parlando in giro, la gente si aspettava di vincere 4-0 sull'Austria in carrozza. Quando si capirà che il calcio non è PlayStation? Guarda, chi lo capisce è sicuramente avvantaggiato nel guardarlo e nel capirlo, appunto. No, ma hai ragione, cioè, però è sempre un po' la solita storia. Contro l'Austria dovevamo vincere 4-0 e poi eravamo una. Prima vincevamo le partite e vincevamo contro le squadrette. Poi però all'improvviso dovevamo dare 5 gol a tutti, adesso anche contro il Belgio, ma cioè, cosa sarà mai questo Belgio? Sento dire in giro. Equilibrio, competenza e capacità di razionalizzare. Che quella con l'Austria non fosse una partita facile, ve l'ho detto in tutti i modi, ma non ve l'ho detto io, ve l'ha detto anche Mancini. Che contro il Belgio sarà durissima, ve lo ribadisco in tutti i modi, non impossibile, ma durissima. C'è chi si accosta al calcio e c'è chi lo segue, insomma. Ma va bene così, anche il sale della discussione, dai. Ste, siamo in chiusura, non so se vuoi farti un'ondata di risposte chiuse. No, volere non voglio, però mi sottopongo, dai, 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 dai. Hai la sigla, che l'ho visto lì che la stavi caricando, manda la sigla. Ok, Ok. allora dai, proprio 2 minuti veloci, Sì, dai, vediamo, vediamo un po'. dai, dai, dai. Prendimi anche delle cose extra calcio, che ne abbiamo parlato un po', ma non tantissimo. Ah, allora iniziamo. Matteo Spoletini scrive: cozze o vongole? Ah, bella, cozze. Anch'io cozze, vai, cozze, vai. Sì. Io ti leggo quelle più particolari perché ce ne Sì, sono dai, alcune che sono divertiamoci un po', troppo, sono vediamo. classiche. Amatriciano o la carbonara? Io Amatriciana. carbonara, vai. Gattuso o De Rossi? E io qua ti dico. Come Pe sì, penso di sì. Daniele, dai. cacciatore? Sì, anch'io dico De Rossi. De Rossi è stato per... In un certo momento il più grande centrocampista italiano di quel momento. Per cui sì, dico anche io Daniele. Boldi o De Sica? Boldi, Sì, io Boldi. Di va bene. De Sica scelgo il papà, però. Ma guarda che Christian De Sica non era così diverso rispetto al padre, se messi nei loro tempi. Grandissimo artista anche Christian De Sica, però come te scelgo il Cipollino. E mi ha regalato momenti di ilarità incontenibile. Ah, c'è cioè Super Chat di Luisito Muriel, quindi il ragazzo che aveva Luisito scritto Muriel, no, prima, dai, no? Ok. dici. Che ti scrive, non parla più di ragazzi, scrive Colombia del 2014 o del 98? Ce ne ha tre, ne ha scritte, vai, questa. Allora, Colombia del 2014 o del 98? Del 98. Io direi dei primissimi anni 90. Quella che nel 93 vince 5-0 al Monumental di Buenos Aires, la Colombia di Asprilla, di Higuita, di Valderrama, del compianto Escobar. Ti dico quella in assoluto. Brasile del 70 o del 2002? Brasile del 70. Spagna del 2008 o del 2012? Io 2012. Ma no, io però le accomuno un po'. C'è stato quella, ho fatto un video su quella incredibile serie. Tu dici del 2012, cioè quindi quella di Del Bosque rispetto a quella di Aragonés. Ci può stare, però per me sono una cosa sola. Ti dico la verità, per me sono una cosa sola. Cremonini o Imodà? Ti scrive il nostro abbonato Samuele. Non fanno parte insomma, della musica, però Cesare l'ho anche conosciuto in una serata particolare alla festa di compleanno di un nostro comune amico. E ti dico Cesare Cremonini, che secondo me è cantautore vero. Cantautore vero, i Modà sono un'espressione di grande qualità, ma li conosco anche meno rispetto a Cremonini. Oh, ne ho una bellissima del nostro abbonato Filippo. Scorsese o Tarantino? Bella, molto Ha bella. tirato in Tarantino, mezzo anche Nolan, in realtà. L'ha scritto sì, dopo. giustamente, giustamente, Io voto giustamente. Nolan perché ha un cervello che Io non abbiamo noi. lo capisci. Bravo, bravo. Hai detto una cosa sacrosanta. Io ti dico Tarantino. Per passione, proprio per gusto.
Luca ti scrive città, devi votare tra Venezia e Firenze. Questa è durissima. Venezia è una cosa unica al mondo. Non ci sono ancora stato io. Davvero? No, io ci sono stato tante volte. Ha veramente particolarità continue. È una città difficile, Venezia, ma è una città unica al mondo. Quando ci andrai e vacci, veramente ti scoprirai a dire ma dove sono? Cioè, ti sembra di essere in un qualcosa di finto, talmente è incredibile. Però io con Firenze è un legame importante. È una città, passeggiare a Firenze è una cosa che mi piace. Sono andato a fare il Capodanno qualche anno fa. Mi sono svegliato presto la mattina del primo dell'anno, c'era il sole, cioè presto relativamente, però non tardissimo. Sono uscito a farmi una passeggiata in centro a Firenze da solo, col sole la prima mattina dell'anno e mi sentivo veramente un uomo felice per la bellezza che mi circondava. Ti dico Venezia perché è unica al mondo, però ma vi rendete conto cos'è l'Italia? E ne abbiamo dette solo due, cioè, abbiamo lasciato fuori Roma, che è la città più importante storicamente del mondo, ma di tutta la nostra provincia, Ne ho una Veneto. bellissima, Ste, Vediamo, bellissima. vai. Ferrari o Lamborghini? Bellissimo. Il mito della Ferrari Io è ti dico, inarrivabile. sei meno di 30 anni la Lamborghini. No, sei Sei di meno di più. 30 anni, spero che tu la sappia guidare una Lamborghini, perché beh, ecco. Perché, ecco. La cosa molto importante è apprezzare cioè la complessità, la potenza, la dimensione di questi straordinari mezzi meccanici. Questo è importante. Quindi Dico Ferrari, Ferrari. voti Ferrari. Ok. Sì. Allora, ma ce ne sono alcune, te lo assicuro. Io non so come fanno anche solo a pensarle. Allora, dai. Allora, quelle sul basket le vuoi? Metto anche il basket. Non sono sicuro di avere una competenza sufficiente, però proviamo, Ok, divertiamoci. allora le approvo. Allora, ti scrivono, vediamo. Senna o Prost, per esempio. Bella anche questa, Ayrton Senna, mio assoluto mito dell'infanzia. Uno tra Henry e Zlatan Ibrahimovic. Grande, grande questa, grande. È difficile. Zlatan a me entusiasma veramente tanto. Henry era uno spettacolo. Zlatan mi entusiasma tanto. Henry ha vinto di più a livello internazionale. Vado un po' controcorrente e dico Zlatan. I Celtic o i Rangers? I Rangers. Preferisco i Rangers. C'è un motivo particolare Propensione, questa è proprio scelta di gusto. o... Sono Bella sempre questa. stato più dalla parte dei Rangers che da quella del Celtic, però ricordo momenti di grande supporto a livello internazionale al Celtic di Glasgow, perché comunque per il calcio britannico ho una bella passione, però fra i due io scelgo i Rangers. Allora, ne abbiamo ancora 5, dai. Allora, Tevez o Agüero? Nel top della condizione. Ma La non ne pace. voglio un discorso di valore assoluto, di peso e Carlitos. Poi il padrino o quei bravi ragazzi? Ah, il padrino. Padrino. La trilogia del padrino con mio cugino Corrado, ci siamo visti veramente. A un certo punto eravamo da ragazzini, eravamo matti della trilogia, ce li siamo visti tutti decine di volte. Ogni tanto ancora adesso ci sentiamo al telefono e parliamo a pezzi di film. Bella anche questa, Casemiro o Kanté? Bella sì, è bella sì, Al bella top sì. della condizione, chi ti prendi? Io prendo Casimiro. Casimiro è un giocatore unico al mondo, secondo me. Anche Kanté probabilmente, e non sono sicuro, però prendo Casemiro. Ma Kanté che giocatore che Mamma mia, difficili. Ne manca ancora due, vediamo, ne trovo una un po' particolare. Ah, vabbè, vediamo, dai, Valentina Vezzali o Federica Pellegrini? Quale sportiva? ha. Due grandissime sportive italiane. Federica Pellegrini, la divina, veramente ha fatto delle cose enormi. Enorme. Prendo Federica Pellegrini. Sono partiti anche i dibattiti politici, qua, cioè, prendi, No, succede beh, tutto. la politica non ne facciamo solo. Allora, l'ultima, dai, via. Mamma mia. No, sono son tostissime ste, davvero, non...
Allora, vediamo questa qua. Ok, l'ho trovata. Dai, vai, chiudiamo con questa qua tranquilla. Riquelme? Riquelme o Zidane? Tranquilla, chiudiamo con una tranquilla. Zizou. È a un livello difficilmente raggiungibile. Sapete benissimo la mia idolatria per Roman, però Zizou. C'è fantastic. Io Va bene, speravo va chiudessi bene. con una non calcistica, ti dico la verità. Speravo chiudessi con Allora, una non facciamo calcistica. così. Allora, visto che c'è stato un ragazzo, nostro abbonato, Andrea Borzacchini, che ne ha scritta una molto bella, ma dopo ha scritto gol di Morata alla Croazia o gol di Chiesa all'Austria. E poi ti chiudo con una sul cibo, dai. Allora, gol di Chiesa là, il gol di Morata è stato bellissimo, in potenza e in prepotenza, ma nel gol di Chiesa ho visto anche proprio la gestione della foga. E poi, insomma, per noi è stato abbastanza importante, per cui prendiamo quello di Chiesa. Sto aspettando che arrivi qualche domanda di natura proprio culinaria. Eccola qua. Sei pronto? Sì. Allora, vuoi la pizza o la focaccia al formaggio? La pizza. Se poi arriva la focaccia al formaggio, lo facciamo lo stesso, con grande piacere. Però la pizza. Va bene, ragazzi, Va grazie. bene, ce l'abbiamo fatta anche Ci oggi. siamo divertiti anche oggi. È stata una live bella densa. Abbiamo alternato momenti seri, anche in cui abbiamo parlato di cose importanti, ad analisi calcistiche approfondite, anche al divertimento di questi giochini scherzosi. Ricordiamo. Bravo, ricordiamo allora tre cose. La prima è appunto, devo andare a recuperarla ora. Vediamo, no, non ce l'ho sotto mano. Aspetta, volevo far vedere ancora la locandina. Non ce l'ho sotto mano. Vabbè, ricordaglielo un attimo a voce Sabato sera al Magnolia, a Milano, viviamo insieme la partita dell'Inghilterra con l'Ucraina, un dibattito pre-partita, un dibattito durante l'intervallo e l'occasione comunque di vedere la partita. Di incontrarci mi fa molto piacere. Vi abbiamo mandato le specifiche di come si svolgerà la serata e il link per potersi prenotare. Altre cose da ricordare? Oh no, niente, per chi si fosse collegato ora, che chiede magari i temi trattati, abbiamo parlato di tutto, europei, Abbiamo qualcosa. fatto un'analisi approfondita di Inghilterra-Germania, quindi dell'Inghilterra. Abbiamo parlato del tabellone degli europei, abbiamo parlato tanto di Italia-Belgio, con anche possibili scenari tattici. Abbiamo parlato di Serie A, abbiamo parlato di calcio internazionale, abbiamo parlato di Coppa America, Allenatori. abbiamo parlato di allenatori, abbiamo parlato anche della situazione, insomma, sociale che si vive attorno a questo europeo. Abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di qualsiasi cosa. Matteo, come al solito, ha detto che aveva azzeccato tutte le previsioni. Abbiamo parlato degli appuntamenti futuri. Io vi ho detto che sulla sezione premium parleremo con un ex calciatore, allenatore, ex nazionale, insomma, tante cose. Matteo non approva perché lui è un po' scaramantico, ma io no. E quindi ci vedremo anche sulla sezione premium. Ovviamente nel weekend parleremo delle partite, di questi quarti di finale dell'Europeo. Cosa ci rimane, Matteo? No, va, detto tutto, dai, speriamo bene, speriamo che sabato ci sia un video positivo su questo Speriamo. canale, dai, speriamo. Speriamo. Chiamo gli attori. Grazie, grazie a tutti voi e ci rivediamo prestissimo qui sul nostro canale per parlare ovviamente di grande